Buongiorno a tutti, ben arrivati a questo webinar organizzato da Motore Sanità con la sponsorizzazione di Angelini sulla salute mentale, focus sulla presa in carico e misurazione degli esiti assistenziali. Oggi noi è un roadshow che noi facciamo nelle varie regioni italiane anche per capire a che punto siamo per quanto riguarda la malattia mentale e nello specifico la schizofrenia, e voi siete la regione, la seconda che noi tocchiamo in questo nostro roadshow che abbiamo iniziato da pochissimo tempo dopo il lockdown. Io voglio ringraziare Alessandro Stecco, presidente della quarta commissione sanitaria della regione Piemonte, Paola Rocca, che è direttore della struttura complesso universitaria di psichiatria Città della Salute di Torino e professore ordinario di psichiatria all'Università degli Studi di Torino, Massimo Rosa, che è direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Chivasso, AS Torino 4, Vincenzo Villari, che è direttore del Dipartimento di Neuroscienza Salute Mentale e della struttura di complessa dell'azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, Enrico Zanalda, che è direttore del Dipartimento di Salute Mentale Interaziendale dell'AS Torino 3 e dell'azienda ospedale universitaria San Luigi, nonché presidente della Società Italiana di Psichiatria, Franco Ripa, che ci raggiungerà alle 12, che è responsabile della programmazione dei servizi sanitari e sociosanitari della Regione Piemonte, e Giorgio Daglio, che è direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Torino 5. Allora, io farò una breve introduzione, dando poi la parola per il saluto al dottor Alessandro Stecco e poi a Enrico Zanalda, che farà anche lui una introduzione legata al Piemonte e darà poi la parola ai vari partecipanti, essendo lui molto più conoscitore di me di quella che è la situazione piemontese. Vai con la presentazione. Vai dopo, quello dopo. Ecco. Allora, come voi sapete, la legge 180, che a mio giudizio, a mio personale giudizio, rappresentava e rappresenta forse la legge più civile che noi abbiamo fatto nel nostro paese, almeno negli ultimi 50 anni, aveva e ha tre obiettivi fondamentali. Uno è quello di depenalizzare la malattia mentale e regolamentare il trattamento sanitario obbligatorio, il TSO, di un quadro di tutela dei diritti del paziente, oltre che della collettività. Dico subito che il TSO rappresenta comunque uno degli indici di funzionalità del sistema. Nella tabella a fianco, nelle varie regioni, vedete che l'indice, il tasso di TSO in Piemonte è 1,37, si pone di sotto del tasso medio italiano, che è di 1,73. La seconda cosa era favorire, con la chiusura degli ospedali psichiatrici, noi siamo l'unico paese al mondo che ha chiuso gli ospedali psichiatrici, il recupero sociale disincentivando la cronicizzazione del ricovero manicomiale, e la terza era suggerire un modello assistenziale allargato nel territorio, facilmente accessibile per gli utenti e fondato sull'interazione interdisciplinare di più figure professionali di interventi integrati. La prossima. Allora, come voi sapete, i tassi degli utenti trattati per gruppo diagnostico evidenziano differenze importanti legate al genere, gli schizofrenici, l'abuso di sostanze, i disturbi di personalità, il ritardo mentale sono maggiori nel sesso maschile, mentre l'opposto, cioè maggiore nel sesso femminile, sono i disturbi affettivi, nevrotici e depressivi. Vi ricordo che tutto questo naturalmente ultimamente è stato peggiorato dalla questione Covid, dal lockdown, dall'impossibilità di molti pazienti di recarsi nelle strutture per curarsi, e che vi sono sindromi che stanno emergendo post-Covid nei pazienti che sono non solo sono stati in lockdown, ma soprattutto anche da quelli che sono stati affetti da Covid, perché come voi sapete intanto il virus attacca anche il cervello e induce comunque anche delle situazioni che vanno dal neurologico allo psichiatrico. La prossima. Per ciò che concerne la schizofrenia in Italia la schizofrenia ha una prevalenza del 0,5%, vi sono circa 303.000 pazienti con schizofrenia, però diagnosticate sono solo 212.000, i trattati sono 175.000, i non trattati 37.000, quelli trattati con antipsicotici 151.000, cioè l'86,5%, in monoterapia il 40%, in politerapia il 60%. Quindi
Quello che emerge è che solo il 70% dei pazienti schizofrenici risulta incluso in un ciclo di cura, mentre il 30% è al di fuori dei cicli di cura e quindi dell'accesso di quelle che sono le strutture di salute mentale. Questo dato, io credo, sarà peggiorato, ma vedremo cosa succede in Regione Piemonte, per quanto riguarda il lockdown Covid, che ha allontanato ancora di più i pazienti dalle strutture stesse. La prossima. I costi della schizofrenia in Italia sono circa 2,7 miliardi, i costi diretti sono 1,3 miliardi, gli indiretti 1,3 miliardi, si dividono a metà, perché le pensioni di invalidità per malattie mentali rappresentano la seconda voce di spesa per l'INPS e la perdita di produttività del paziente è la parte prevalente dei costi della schizofrenia. Vi invito a pensare che è ora di smetterla di ragionare secondo silos, perché quello che noi non curiamo nell'ambito della sanità automaticamente viene traslato in un'altra voce, per esempio quella dell'INPS, che è sempre pubblica amministrazione, quindi quello che noi pensiamo di risparmiare da una parte in realtà poi lo paghiamo in maniera più cara anche dall'altra. Sui costi diretti vedete che è marginale l'impatto del costo dei farmaci, mentre la maggior parte di impatto per i costi è dovuta alla residenzialità e long term care. La schizofrenia in Italia, la spesa per la salute mentale, nonostante l'accordo della conferenza Stato-Regioni che si poneva come obiettivo quello di spendere il 5% del PIL regionale per la psichiatria, voi vedete, questi sono i dati 2016, noi non abbiamo altri, io non ne ho trovati altri ultimamente, però magari sono lievemente aumentati, ma non credo che a parte Trento e Bolzano, ma sono realtà molto piccole, Emilia Romagna e l'Umbria, tutte le altre regioni stanno al di sotto del 5%, per cui il Piemonte per esempio è 3,13% è tra le regioni che spende un pochino meno delle altre per quanto concerne la psichiatria stessa. La spesa media è 3,49, mentre avevo detto che la conferenza Stato-Regione si era posto come obiettivo almeno il 5% del PIL. La differenza di spesa regionale è dovuta per lo più a una percentuale bassa di investimento, come vi ho detto, alla differenza epidemiologica della tipologia psichiatrica, a ricoveri psichiatrici inappropriati o in strutture non psichiatriche, alla qualità del servizio offerto e alla presenza di servizi territoriali funzionanti. Ricordiamoci che la legge Basaglia è stata la prima che ha posto il problema della territorializzazione del trattamento in malattie croniche come quelle psichiatriche e da oggi, come voi sapete, il problema della cronicità è diventato il focus fondamentale della sanità a livello nazionale. Concludo che dicendo, quindi gli open point della schizofrenia sono quella di aumentare le risorse economiche destinate alla tutela della salute mentale e tra le risorse economiche anche il numero di specialisti e di operatori sanitari dedicati che stanno diminuendo in maniera pericolosa a livello nazionale, favorire il reinserimento dei pazienti nel mondo sociale, ridurre il ricorso alla residenzialità, cioè implementare quella che è l'home care della psichiatria stessa, stimolare l'approccio per percorsi integrati e infine preferire l'esito clinico al prezzo delle cure, che abbiamo visto in realtà fondamentalmente non è tanto dovuto ai farmaci ma quanto tutto il sistema che abbiamo intorno. Attualmente siamo 94 persone che si stanno seguendo su Zoom e 213 che si stanno seguendo su Facebook, quindi più di 300 persone, quindi darei la parola ad Alessandro Stecco, ringraziandolo di essere qui con noi, Presidente della 4ª Commissione Sanità Regione Piemonte, e poi Enrico Zanalda per la sua introduzione e per la sua moderazione con gli altri colleghi che sono presenti al webinar. A te Stecco, prego. Grazie Claudio, buongiorno a tutti i colleghi presenti e chi interviene a questo seminario e a tutti coloro che ci ascoltano. Io con piacere avvio i lavori di questo webinar su un tema molto importante. Direi che l'introduzione di Claudio Zanon è stata assolutamente esaustiva e fotografa bene le immagini e gli ambiti di intervento di quello che si può fare in ambito di politica regionale. E da questo webinar emergano, e questo è l'auspicio, tutti quelli che possono essere le direttrici da già in corso, ma che comunque vanno implementate per un miglioramento dei servizi di diagnosi e cura nella salute mentale, tra le altre cose, a parte chiaramente quanto è stato esposto, c'è anche la questione, per esempio, delle
non ben ancora configurata, anche giudiziaria, riguardo all'aspetto, per esempio, delle residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza, le REMS che fanno fatica a, diciamo, e che rendono difficile anche l'applicazione di questo modello in ambito giudiziario. Pertanto io prenderò nota di tutto quello che direte, di quello che emergerà dai vari spunti, dai vari interventi, perché è un tema che mi sta a cuore sia come medico ma anche come, diciamo, come consigliere regionale, e sicuramente un tema che vorrei portare in Commissione Sanità anche a seguito di questo seminario, con un'audizione poi delle figure rappresentative del mondo che si occupa, mondo professionale che si occupa di questo tema, oltre che naturalmente utilizzando anche i dati che l'ente strumentale della regione IRES ha e che ciclicamente riporta in collaborazione con gli esperti del settore. Quindi grazie e buon lavoro a tutti quanti, e nell'ipotesi appunto poi di fare a seguito di questo seminario un punto della situazione anche istituzionalmente. Grazie. Grazie Stecco, grazie anche del tuo impegno a nome della Regione Piemonte, che sarà sicuramente prezioso, quindi ti ringraziamo molto di aver partecipato all'introduzione. Grazie a voi. Grazie a questo webinar. Enrico, a te la parola. Grazie Claudio, grazie per l'introduzione anche al consigliere Stecco. Cosa dire della psichiatria della Regione Piemonte? Allora, la psichiatria della Regione Piemonte, come tu hai ben fatto vedere, è sottofinanziata, ciononostante da sempre ha una rete di servizi abbastanza importante, è capillarmente presente in tutte le ASL e cerca di mantenere un livello di funzionamento adeguato. Certamente negli ultimi 10 anni ci sono state attribuite molte più competenze rispetto a prima. Ricordo i disturbi del comportamento alimentare, ricordo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, come anche ricordato il consigliere Stecco, che ha portato a doverci occupare direttamente degli autori di reato. Ricordo la DHD, i disturbi dell'attenzione, ricordo inoltre anche le recenti competenze che ci derivano sulla presa in carico delle persone con autismo ad alto funzionamento. Quindi, a fronte di un aumento delle situazioni di cui dobbiamo occuparci, non c'è stato un progressivo aumento di risorse, e quindi ci viene chiesto di fare dei servizi specialistici quando la rete era stata fatta per una psichiatria più di base, e adesso bisogna individuare delle situazioni di specialistiche anche sovrazonali che possano dare delle risposte a queste situazioni più avanzate. Del resto c'è un avanzamento e innovazione sia nei trattamenti farmacologici sia nell'uso di strumenti anche di telemedicina. È stato implementato il servizio informatico sulla salute mentale, tutti i dipartimenti piemontesi sono in rete, e questo sicuramente è stata una facilitazione. Però la cattiva programmazione a livello nazionale tra università nel Servizio Sanitario Nazionale, che ha negli ultimi anni, ma direi negli ultimi 20 anni, non programmato in base alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale la produzione di specialisti, non solo nel settore psichiatrico, determina una carenza importante di medici specialisti in psichiatria, che si viene a sentire soprattutto nelle zone più periferiche. Personalmente il mio centro di salute mentale di Susa, dove avevo 3 psichiatri, ne ho solo più uno che ha una residenza nei pressi, e non trovo nessuno che psichiatra che voglia venire a lavorare a Susa. Ma questo capita a Susa, capita a Ivrea, capita a Biella, capita in tutte le sezioni periferiche. Gli specialisti non si trovano più, e non solo in Piemonte, anche nelle altre regioni. Per cui bisognerà vedere come poter continuare a mantenere
una rete di questo tipo, dando delle risposte credibili e importanti, come nel caso della schizofrenia che oggi affrontiamo, con delle risorse che non solo dal punto di vista economico sono carenti, ma anche dalla possibilità di reperire personale adeguatamente preparato. E su questo potrà forse aiutarci un maggior utilizzo delle tecnologie, ma anche la possibilità di utilizzare farmaci innovativi, farmaci che devono essere somministrati con frequenza minore, ricordo i LAI trimestrali, e non avere poi, d'altro canto, delle limitazioni anche sull'impiego di farmaci antipsicotici, che sono dei farmaci sicuramente indispensabili per compensare le persone affette da schizofrenia. Certamente la terapia farmacologica non è sufficiente, ma è la base per poter iniziare un percorso diverso. Io credo che la situazione sia preoccupante, bisogna cercare di metterci mano e cercare di trovare delle soluzioni velocemente per dei servizi che sono veramente un po' al collasso e hanno difficoltà a mantenere la loro operatività. Lo vediamo anche nel caso della città di Torino, dove l'SPDC del Mauriziano probabilmente temporaneamente non ha le risorse per poter essere funzionante, in quanto se si mantiene l'SPDC del Mauriziano si deve depauperare il territorio ulteriormente. Quindi bisogna ristudiare la rete dei servizi in base alle risorse che ci sono e alle risorse reperibili. Del resto è anche inutile aprire troppi servizi con poco personale che poi non riesce a farli funzionare. Questo in generale è un problema di tutta Italia, io lo vedo anche dal mio osservatorio della Società Italiana di Psichiatria, ed è un problema su cui bisognerà riflettere e bisognerà cercare di rivedere l'organizzazione dei servizi in funzione delle risorse disponibili. Da questo punto di vista, gli esperti che abbiamo chiamato, che tu Zanon hai chiamato a parlare oggi, sono tutte persone che hanno un alto livello dirigenziale nella nostra regione, quasi tutte anche impegnate a livello regionale per aiutare a risolvere i problemi che ci sono, e quindi sentiamo se potranno aiutarci a individuare delle strade possibili per risolvere questi problemi che sono ormai cogenti e non più rimandabili. Se tu sei d'accordo, io darei la parola al dottor Villari, che è il direttore del Dipartimento di Neuroscienze presso la Città della Salute e delle Scienze di Torino, e che è Molinette, e che dirige uno dei reparti cardine della nostra città, che è appunto l'SPDC delle Molinette, in cui sovente viene in aiuto anche ad altri SPDC, proprio perché il suo territorio di riferimento è un po' più piccolo rispetto a altri SPDC. Dai pure la parola, Enrico, a Villari, vai tu. Vincenzo, so che tu ti sei occupato molto dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali, anche a livello nazionale, hai partecipato ai lavori che hanno portato poi al documento che la Conferenza delle Regioni aveva approvato. Allora ti chiederei, questi percorsi, anche con la Società Italiana di Psichiatria, hai partecipato a delle proposte che abbiamo fatto a livello del tavolo ministeriale di cui facciamo parte. Ti chiederei, i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali per la psichiatria e in particolare per la schizofrenia, visto che oggi parliamo di questo, sono possibili in questo momento? Riusciamo a realizzarli? E in particolare in Piemonte, secondo te, quali possono essere gli elementi che possono essere mutuati da questi percorsi e realizzati anche nel breve periodo? Mi senti, Vincenzo? Vincenzo, apri l'audio. Mi sento, voi mi sentite? Sì, va bene. Ok, allora grazie Claudio per l'invito e grazie Enrico.
per le domande che mi hai appena posto e grazie per l'opportunità di partecipare a questo interessante dibattito e grazie anche ai numerosissimi che ci seguono e che contribuiranno, spero, al dibattito al quale purtroppo io potrò partecipare fino a mezzogiorno circa, perché poi devo andare via perché ho un altro impegno che non ho potuto rimandare. Allora, Enrico ha molto bene chiarito alcuni aspetti che io vorrei subito riassumere in due parole che un po' ci accompagneranno nel corso di questa mia presentazione, che sarà breve. Io vi ho mandato delle diapositive che potete mettere online o anche distribuire a chi le chiedesse, ma qui farò una lettura piuttosto rapida con due concetti fondamentali che sono appropriatezza e sostenibilità, perché è indispensabile coniugare questi due elementi per riuscire a governare una condizione resa critica dalla scarsezza di risorse di cui ha parlato sia Claudio che Enrico. In Piemonte, come peraltro nella media dell'Italia, siamo al 3,5 del fondo sanitario, mentre dovremmo essere al 5. E quindi comunque se anche fossimo al 5%, l'appropriatezza deve essere comunque perseguita, perché altrimenti rischiamo di avere poi dei problemi di sostenibilità e di allocare male le risorse. Cosa sono i PDTA? È molto semplice, i PDTA sono il precipitato locale nelle singole realtà delle linee guida. Ora purtroppo in questo periodo Covid c'è stato un diluvio di terminologie inappropriate. La parola linee guida è stata utilizzata giornalmente da tutte le istanze, dal Presidente del Consiglio in giù, in un modo inappropriatissimo, perché chiunque si occupi di medicina sa che le linee guida sono un precipitato della letteratura scientifica e noi l'abbiamo utilizzato costantemente come sinonimo di indicazioni, raccomandazioni o prescrizioni. Ecco, quindi il PDTA sono invece un'articolazione locale delle linee guida, cioè cosa si può fare qui ed ora, proprio qui, delle linee guida che vengono elaborate di norma in condizioni di eccellenza, e questo è fondamentale per evitare di farci degli autogol. Siccome le linee guida vengono elaborate sulla base di letteratura scientifica prodotta in centri di eccellenza, è del tutto atteso e verosimile che si riferiscano a degli standard molto alti che non sono quelli medi. Cioè io quando applico una linea guida per la schizofrenia a Philly Cudi non posso pensare di avere gli stessi standard di Boston. Però allora il PDTA serve proprio a questo, a ricucire uno standard altissimo e atteso secondo ciò che dicono le linee guida alle ogni singola realtà. Ecco, ed è un discorso, un dibattito che oramai esiste da circa 30 anni, dagli anni 90 avanti, e che mi potete cambiare la diapositiva per favore, che io non ok, e che viene articolato sia nell'ambito della sanità, quindi piano sanitario nazionale, e delle leggi finanziarie, perché ovviamente i PDTA richiedono risorse e le risorse vanno finanziate da quelle che forse è il vero ministro della sanità, che è il MEF, come tutti sappiamo, e poi anche in psichiatria arrivano i PDTA con due snodi fondamentali, cioè il Piano Nazionale per le Azioni della Salute Mentale 2013 e poi il documento dell'anno dopo della Conferenza Stato-Regioni. Avanti, e il PAMS dice fondamentalmente che i LEA, perché la cura dei disturbi mentali gravi è sicuramente un livello essenziale di assistenza, deve essere inteso non come prestazioni puntiformi e meno che mai come luoghi di ricovero o talvolta di reclusione, ma come percorsi, e questo vale a tutti i livelli, dai disturbi più lievi fino alle REMS. Anche le REMS non possono essere intese come luoghi, ma come momenti di grande intensità di un percorso che comincia prima e continua dopo. Avanti,
e quindi ci sono dei elementi di accessibilità, i servizi devono essere flessibili per poter organizzare degli interventi molto personalizzati e orientati alla recovery. Noi quando traduciamo questa parola, che non a caso spesso non traduciamo, ci incagliamo un po'. Recovery vuol dire guarigione, senza se e senza ma. Ma noi abbiamo sempre un po' di fatica a parlare di guarigione. Ebbene, in salute mentale dobbiamo parlare di guarigione, perché i disturbi mentali guariscono e spesso noi abbiamo un bias che è indotto dai servizi. Cioè noi talvolta confondiamo un'epidemiologia dei disturbi con un'epidemiologia dei servizi. È chiaro che i pazienti che restano in carica ai servizi sono quelli che non guariscono, ma se si fa un rapido confronto con i tassi di prevalenza, che io non farò perché voglio essere breve, vedete che la prevalenza dei pazienti in carico ai servizi di salute mentale, Enrico correggimi se sbaglio, è 1,5 in Italia, e la sola prevalenza delle psicosi gravi è circa 2, un po' superiore al 2. Quindi è chiaro che tanti pazienti che hanno un disturbo anche grave non vengono seguiti, e chi sono? Sono quelli che guariscono, sono quelli che vanno meglio, sono quelli che hanno più risorse. Secondo me sono quelli che hanno un maggiore funzionamento e maggiore risorse di rete. Quindi non c'è un concetto di gravità psicopatologica, ma di risorse individuali, ma soprattutto di risorse di rete. Andiamo avanti e poi andiamo ancora avanti e poi arriviamo al andiamo avanti alla prossima, arriviamo al alle aree descritte, che sono sicuramente l'area degli esordi, l'area dei disturbi comuni, depressione ed ansia, che sono esplosi. Guardate che nell'attuale prevalenza dei disturbi mentali, che è circa il 15-20% della popolazione, i disturbi e qui, come dirò tra un attimo, si gioca ancora di più il problema dell'appropriatezza e della sostenibilità. E poi i disturbi gravi, persistenti e complessi, tra cui la schizofrenia, disturbi dell'umore e i disturbi di personalità. E poi i disturbi dello sviluppo, che richiedono un grandissimo lavoro di concertazione con la pediatria, il materno infantile, la neuropsichiatria infantile, ed è un'area su cui possiamo e dobbiamo fare di più. Avanti. Poi abbiamo finalmente l'altro documento che si occupa di PDTA, che è questo del 2014, proposta della conferenza Stato-Regioni, che avanti individua la necessità di contestualizzare, come dicevamo prima, le buone pratiche cliniche nelle singole realtà e, come diceva Enrico, noi abbiamo il territorio nazionale interamente coperto dai dipartimenti di salute mentale. Ovviamente la nazione è eterogenea, ma questo mica vale solo per la salute mentale, vale per la sanità, per l'istruzione, per i trasporti, per la giustizia, eccetera. Quindi è chiaro che le buone pratiche vanno contestualizzate nelle singole realtà. Avanti. Dobbiamo soprattutto articolare con gli interventi complessi, con la soddisfazione degli utenti e degli stakeholder, che poi sono troppo spesso i familiari o gli anziani genitori. Avanti. Ecco, abbiamo tre, che poi sono quattro, aree individuate dal punto di vista della psicopatologia, che sono la schizofrenia, disturbi dell'umore, dicevo quattro perché i disturbi dell'umore sono sdoppiati in depressione, disturbi bipolari e gravi disturbi di personalità, che sicuramente sono quelli più impattanti come burden, come carico sia dell'individuo, sia della famiglia, del contesto sociale, sia dei servizi. Avanti. Ma il PDTA prevedono anche la possibilità di rendere misurabile ciò che si fa, perché se noi dichiariamo prima
faccio un esempio banalissimo. Se noi diciamo che un paziente all'esordio deve essere visitato da un CSM entro 30 giorni dalla dimissione, misurare quest'esito è molto semplice. Perché uno dei problemi della psichiatria, non solo della psichiatria, è che delle volte noi, volendo attingere dei livelli di enorme complessità, perdiamo di vista la possibilità di misurare e quindi anche di valutare i servizi, cosa che talvolta richiede una semplificazione, ma purtroppo cominciamo da una misurazione semplice e poi speriamo di poterla fare più complessa. Quindi se io dico che un paziente deve essere visto dal CSM entro 30 giorni dalla dimissione, è molto facile misurare, no? Questo esito. Voi mi direte non basta. Certo che non basta, però è una premessa. E quindi rendere trasparente il percorso, condivisibile con i familiari. Una mia paziente che seguo da tempo per disturbo bipolare e poi ha avuto un tumore alla mammella, è un insegnante, una persona di buon funzionamento, autonoma, vive da sola, mi dice: dottore, sono ammalata di disturbo bipolare da 30 anni. Di tumore sono stata ammalata per pochi anni. Nel tumore è stato tutto facile. Ho subito saputo cosa fare, sono andato in un istituto molto rinomato, mi hanno operato, mi vedono ogni 6 mesi. Nella salute mentale sono messo per 20 anni per sapere la diagnosi e poi per conoscere cosa fare. Quindi teniamo conto di quello che dice la paziente. Andiamo avanti. Mi avvio a concludere. Quindi set di indicatori anche sulla qualità organizzative di processo oltre che clinica, e andiamo avanti. Come vi dicevo, è fondamentale l'appropriatezza e la sostenibilità. In questo dico talvolta una cosa che mi rende poco popolare, i colleghi mi criticano, però la voglio dire anche stavolta, cioè se non parliamo di appropriatezza non possiamo coniugare la sostenibilità. Noi non abbiamo le risorse come salute mentale per seguire il 20% della popolazione che ha disturbi. Ma dobbiamo seguire il 20% della popolazione che ha disturbi? Attenzione, perché la coperta, per quanto lunga, perfino quella dell'oncologia, è finita. Le risorse sono finite, no? Insegnano la Bocconi. E quindi se noi spingiamo in un ambito, rischiamo di restare poi con i piedi scoperti. La mia ultima diapositiva è questa, questa è la penultima. Ci sono 3 possibili livelli clinico-organizzativi, andiamo a quella prima per favore, 3 possibili livelli clinico-organizzativi, che è di consulenza, di assunzione in cura e di presa in carico. Come diceva Enrico Zanalda prima, abbiamo 1000 richieste, ma noi dobbiamo prendere in carico i pazienti gravi, gli schizofrenici, i bipolari, i pazienti a basso funzionamento e a basse risorse, ma talvolta dobbiamo collaborare in consulenza con la neuropsichiatria infantile, con i SERD, e i PDTA ci servono ad evitare di litigare su ogni singolo caso come fosse la prima volta, è mio e tuo. Questa è una modalità arcaica di relazionarsi tra professionisti ed un modo per erogare un servizio poco funzionale. I pazienti non sono né miei né tuoi. Spero che prima o poi nessuno userà più l'odiosissima espressione paziente psichiatrico. Ma quando io ricovero un paziente che ha l'AIDS, è depresso e ha dei disturbi cognitivi, è un paziente psichiatrico, è un paziente neurologico, è un paziente infettivologico, parliamo di pazienti, parliamo di fragilità e parliamo di risorse necessarie secondo dei PDTA. Ultima diapositiva che evidenzia molto bene appropriatezza e sostenibilità. In questo schema che c'è nel PDTA che vi ho fatto vedere, 2014, della conferenza Stato-Regioni, ma è copiato integralmente dalle NICE, dalle linee guida della NICE, si evince molto bene che la depressione fino a grave deve essere curata dal medico di medicina generale. CSM al massimo, nella moderata grave, cioè stiamo allo step 4, può fare da consulenza. Ebbene, ancora oggi è difficilissimo. Tutti pensano che i pazienti che hanno un primo episodio depressivo lieve, magari dopo uno stress o dopo un lutto, debbano andare dallo psichiatra o al CSM, perché la psichiatria ha questa discrasia. Alcuni dicono che non serve, spesso dice che non serve a niente, però altre volte poi si dice che deve curare tutto, anche i pazienti che hanno un lutto. Così non è. Noi dobbiamo descrivere bene il nostro ambito e
il servizio sanitario nazionale e regionale, i medici di medicina generale devono fare la loro parte, altrimenti mi capita di dover rispondere a specchio dei tempi per una paziente che si indigna perché ha un episodio depressivo all'esordio e non riesce a prenotare al nostro ambulatorio hub. Ma è chiaro che una paziente che ha un disturbo depressivo di esordio lieve non deve essere visitato in un hub, così come non deve essere visitato in un hub un paziente che ha una cefalea di esordio oppure un paziente che ha un inizio di sintomatologia demenziale in età avanzata. Sono snodi del territorio e poi, secondo una linea di appropriatezza e sostenibilità, vanno articolati in un gradiente di assistenza e di competenza. Io ho finito, vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto. Enzo, complimenti perché è stato molto esaustivo. Non hai calato tanto sulla realtà piemontese, hai fatto un quadro generale di tutto e inserendo anche elementi depressivi che forse era più centrato sulla schizofrenia, però nel tuo discorso ci stava bene perché hai spiegato molto bene come dovrebbe essere il PDTA, ma in realtà oggi come oggi effettivamente siamo ancora a un punto in cui siamo costretti a litigare sui pazienti, perché intanto la realtà della psichiatria, a differenza di molte altre regioni, è limitata, della salute mentale è limitata alla psichiatria, il dipartimento del SERD è fuori, il dipartimento materno infantile comprende la neuropsichiatria infantile, quindi sono organizzazioni diverse e i servizi, gli enti gestori assistenziali sono quelli che hanno in carico la disabilità. E qui effettivamente ci sono poi delle situazioni di sovrapposizione che diventano motivo di contendere tra i vari servizi, ma anche perché i servizi hanno risorse limitate, come hai detto giustamente, e noi siamo gli unici dei servizi territoriali, diciamo, per la salute mentale in senso allargato, ad avere un luogo di ricovero. Per cui poi, se è vero che io posso cercare di non prendere in carico una persona con depressione lieve, difficilmente riesco a non ricoverare una persona che usa sostanze, che è scompensata, oppure un anziano che ha uno scompenso comportamentale e che gli altri servizi non vogliono ricoverare. Quindi la porta d'ingresso dell'SPDC rimane molto più aperta di quelle che sarebbero le competenze proprie del Dipartimento di Salute Mentale. Questo crea effettivamente dei problemi, oltre che poi i problemi legati alla diagnosi magari non così uguale che viene fatta tra un servizio e un altro. Tu come vedi la possibilità nella nostra regione di avere una maggiore omogeneità di risposta per l'utenza che a cui non importa poi a chi rivolge, non importa avere una risposta? Certo, ma Enrico, rispondo alla lieve, benevola critica che mi hai mosso, perché il titolo della mia relazione era PDTA come strumento di gestione ottimale in psichiatria. E poi c'è Massimo Rosa, Giorgio Daglio, Paola Rocca, tu, come hai già fatto peraltro, che parlerete delle realtà dei servizi in un modo completo e dettagliato. Quindi io mi sono tenuto sul PDTA perché ci credo molto, cioè io credo molto alla necessità di descrivere i percorsi e di dichiarare il gioco prima, e questo mi consente anche di parlare un attimo dell'SPDC, che è un argomento che mi sta molto a cuore. Ecco, io non ho mai fatto sostenuto l'atteggiamento di tanti miei colleghi che dicono questo non è psichiatrico, in SPDC non lo ricovero. No, perché in un'articolazione in cui credo moltissimo e che va descritta bene prima per evitare equivoci spiacevoli tra intensità di cura e percorsi, noi eroghiamo un'intensità di cura subintensiva con l'SPDC che è unica e che secondo me è un nostro valore aggiunto che va difeso e va valorizzato al massimo. Cioè noi abbiamo la possibilità di ricoverare pazienti che non collaborano o che sono apertamente ostili o violenti
a prescindere dalla causa di ciò. E questo vale l'intensità di cura. Io alle Molinette sono tanti anni che dico: guardate, io prendo tutti H24 tutto l'anno, non c'è problema, non mi interessa la diagnosi. Se parliamo del problema comportamentale di gestione, ma quando l'emergenza comportamentale si è risolta, in 72 ore si risolve qualsiasi emergenza comportamentale, ve lo riprendete. E io sono sempre riuscito a fare questo. Per cui tu puoi fare non anche dobbiamo cadere, Enrico, nell'equivoco. Tu puoi fare quello perché non hai il territorio. Oramai tu parlo perché oramai non hai il territorio. Enrico, chi ha le SPC del territorio non può farlo. Ma noi, Enrico, tu non fai la presa in carico. Tu non fai la presa in carico. Oramai la presa in carico la fa il CSM per te. È diversa la situazione. È uguale. No, non è uguale, perché? Non è uguale, perché se io ricovero un SPDC, una persona che poi non me lo riprendo dall'altra parte, devo occuparmi di tutta la collocazione successiva. Ma no, perché se tu decidi come PDTA... E allora me lo lasciano lì, me lo lasciano lì. E cosa faccio? Ma senti, non. Vabbè, e se tu dici che la mia esperienza non è significativa, è inutile parlare. No, è molto significativa ed è anche molto buona, però... ha il, diciamo, pregio e difetto, dico, perché ha pro e contro, di che non hai un CSM con la presa in carico. Ma non è vero, io ho il CSM dell'ASL che funziona con me nell'ambito di una convenzione che c'è sempre stata e che ci sarà a breve, Massimo me lo conferma, però noi non, quello che dobbiamo rifiutare in modo drastico è che i pazienti che tocchiamo noi oramai sono psichiatrici. A me è successo con gli oncologici, con gli alcolisti, con gli anziani. No, se noi cominciassimo a non usare questo orribile aggettivo psichiatrico, cosa? Perché lo stigma spesso lo diffondiamo noi, Enrico, lo sai, lo dico da tempo. Hai ragione. Allora il paziente ha esaurito il suo fabbisogno di controllo del comportamento, non ha un disturbo mentale e quindi non va nel CSM. Quando mi dicono mandalo in casa di cura, no! Io in casa di cura mando i pazienti che hanno un disturbo mentale, non gli anziani, non quelli che hanno la porfiria. Uno che ha la porfiria in casa di cura non lo mando. Va bene, ok, grazie comunque. Prego, grazie a te, grazie a voi. Intanto volevo dirvi che siamo 316 su tra Zoom e Facebook, quindi queste discussioni anche evidentemente mantengono alta l'attenzione. Vi chiederei solo di tornare poi però nell'ambito anche della schizofrenia, che è un po' uno degli elementi fondamentali, eccetera. Enrico, vai avanti, vai. Colgo l'occasione per salutarvi e tra un po' mi disattivo e vado. Grazie di nuovo Claudio ed Enrico. Grazie a tutti. Ciao Vincenzo, ciao. Allora, chi meglio della professoressa Paola Rocca, che fa parte del gruppo di studio della schizofrenia universitario nazionale e che ha una grande competenza in quest'ambito, può darci un quadro su quella che è l'epidemiologia della schizofrenia, se riesce, in Piemonte o quantomeno dandoci anche un po' l'idea di quanti sono i pazienti che in realtà noi curiamo e come possiamo curarli, cioè cosa vuol dire ammalarsi di schizofrenia oggi in Piemonte, che percorso posso fare o come mi devo integrare nell'ambito della salute mentale. Paola, sono poi... qua, grazie, vi sento, ho sentito la discussione precedente, è condivisa la mia slide? Sì, sì, è condivisa. Allora, innanzitutto ringrazio... Faccia F5, perfetto, benissimo, ottimo. Allora, innanzitutto ringrazio il dottor Zanon, che è una vita che non vedo, e ci rincontriamo in occasione di questo convegno per l'invito. Ringrazio Enrico che deve aver sostenuto la mia invito, insomma, e poi tutte le persone che ci stanno ad ascoltare. Io nel mio intervento vorrei innanzitutto partire da un punto chiave. La severità, la gravità del disturbo della schizofrenia, che sicuramente come prevalenza non è... ha una prevalenza decisamente inferiore a quello di cui si parla, malattie di cui abbiamo parlato prima, tipo la depressione o l'ansia, però che prende la maggior parte delle nostre risorse, delle risorse dei servizi. Ci sono circa 24 milioni di persone nel mondo malate di questa patologia,
però andiamo su quello che io ho scritto in rosso. Una su due persone non riceve la cura che è appropriata. Il recovery lo ottiene una persona su sette, nonostante noi da più di 50 anni, dal ben lontano 1952, abbiamo i farmaci e nonostante siamo arrivati a capire che l'intervento non può che essere un intervento integrato, dove i farmaci hanno sicuramente il loro grande peso, però dobbiamo fare anche tutta un'altra serie di interventi e qui secondo me ci colleghiamo a quello che diceva il dottor Zanalda. Abbiamo la possibilità nei servizi di offrire tutti quegli interventi psicosociali e riabilitativi per i pazienti come suggeriscono le linee guida e i vari PDTA. Ricordiamoci che è l'undicesima causa di disabilità nel mondo. Ricordiamoci che i pazienti affetti da schizofrenia muoiono di più della popolazione generale, due volte e mezzo di più. E poi questo è, oserei dire, il punto su cui io da anni combatto e per fortuna in regione eravamo riusciti ad aprire un tavolo che poi dopo le elezioni è scomparso, poi è arrivato il lockdown. Se noi non riusciamo a fare la prevenzione anche in psichiatria, non riusciamo ad ottenere quei risultati per questa patologia come per tante altre. Che cosa vuol dire far prevenzione? Vuol dire che noi dobbiamo intervenire due anni prima che ci sia l'esordio, abbiamo gli strumenti per poter capire le persone che sono a rischio e offrire degli interventi non farmacologici magari, ma psicoeducativi eccetera, i tre anni dopo, perché la malattia è progressiva. Questo è un bellissimo articolo uscito nel 2020 e non sgridatemi se non è Piemonte, ma io devo rifarmi a questo perché per parlare del gap, cioè le persone che sono malate rispetto alle persone che vengono trattate, come vi spiegherò dopo, dobbiamo fare un'operazione molto semplice, cioè una frazione nel numeratore, ci sono le persone che noi trattiamo, in Piemonte sappiamo quante sono, però nel denominatore dobbiamo mettere quante persone sono malate. E in Italia noi non sappiamo quante sono, quindi non possiamo che rifarci al Global Burden Disease, dove come voi potete vedere l'incidenza, quindi i nuovi casi su 100.000 persone per fascia di età, le fasce più colpite sono quelle tra 20 e 29 anni. Ma la cosa più grave è la disabilità che questa patologia crea. Si vanno a calcolare i famosi deli. Cosa sono i deli? Sono i giorni persi a causa della malattia o per mortalità prematura. Sicuramente questi sono i maschi, queste sono le femmine. Vedete come la disabilità colpisca già i 25 anni in modo molto forte, per arrivare e coinvolgere poi tutta la vita di questi soggetti. Io, prima di entrare specificatamente sul dato piemontese, vorrei rifarmi a questo dato che del Ministero della Salute, conferenza del 2014, che si rifà ai dati che sono arrivati dai servizi di salute mentale di 6 regioni, noi non ci siamo, che comunque costituiscono il 41% della popolazione italiana. La prevalenza di pazienti trattati e affetti da schizofrenia che hanno avuto almeno un contatto nell'anno è 36,3 per 10.000 abitanti. Un quinto dei pazienti dei servizi di salute mentale. L'incidenza trattata, quindi pazienti al primo contatto, è 6,8 per 10.000 abitanti. Ci sono quindi 10,8% di nuovi casi. Sono nei centri di salute mentale il 20% dell'utenza e il 34% negli SPDC pazienti ricoverati. Ma quello su cui vorrei tornare, perché dobbiamo fare un punto su cosa possiamo fare, è l'assorbimento delle risorse. Questo soggetti, 36, che hanno questa prevalenza e questa incidenza, che è niente confronto alla depressione
alle altre patologie, comunque assorbono il 45% degli interventi dei centri di salute mentale, il 40% delle giornate di degenza, il 63% delle presenze nei centri diurni e il 64% delle giornate di degenza nelle strutture residenziali. Quindi più della metà dell'attività dei servizi. Se vogliamo veramente dire, ma queste persone, quante il problema fondamentale è una patologia grave, noi dovremmo riuscire a offrire la cura a tutti, ma questi pazienti vengono o non vengono? E qua l'ha già detto anche in parte Villari. Se noi facciamo la prevalenza trattata, tratto la prevalenza della popolazione generale che viene presa da questi studi del Global Burden of Disease, che e quindi si adotta quella dell'Europa occidentale, vediamo che il gap di trattamento è il 39%. Cosa vuol dire? Che più di una persona su tre non riceve nessun trattamento. Per andare poi ai dati del Piemonte, non posso che rifarmi al rapporto SISM del 2018, vedete che la prevalenza degli utenti trattati con affetti da schizofrenia è 33,6, quindi sostanzialmente uguale a quella riportata nella conferenza del 2014. L'incidenza chiaramente è un po' più bassa, 3,1. Questi sono i nuovi utenti e questi sono gli utenti che per la prima volta hanno un approccio col servizio di salute mentale, sono più bassi, 2,2. Vorrei farvi vedere come la prevalenza della schizofrenia degli utenti trattati per gruppo diagnostico è 33,6, supera quella della depressione nei nostri servizi ed è paragonabile al numero di soggetti che sono in attesa di una definizione, che quindi non hanno ancora sostanzialmente una diagnosi. Quanti di questi soggetti che vengono in carico ai nostri servizi rimangono poi, proseguono la terapia? Qua sempre nel SISM viene riportato il numero di utenti che con diagnosi psichiatriche gravi, sono le quattro diagnosi di cui parlava anche prima Villar rispetto ai PDTA, la conferenza delle regioni, vedete come il numero di soggetti che interrompe le cure è lo 0,9%, quindi non sembra essere così alto, per cui vuol dire che quando noi seguiamo un paziente gli offriamo un servizio che molto probabilmente il paziente accetta, piace alla famiglia ed è sicuro di questo. Nonostante questo, se noi parliamo di schizofrenia, dobbiamo pensare e purtroppo accettare che i due terzi dei nostri pazienti, nonostante siamo nel 2020, non riesce a raggiungere gli obiettivi che tutti noi nella vita cerchiamo di raggiungere, che sono avere un lavoro indipendente, vivere da soli, avere una relazione. E questa, diciamo così, esito negativo dipende da una serie di fattori che sono in parte congeniti, sicuramente derivano da alcuni aspetti genetici, come per esempio la compromissione del cognitivo, le alterazioni che si possono avere a livello cerebrale, ma ci sono dei fattori su cui noi riusciamo ad andare ad agire per cercare di migliorare l'outcome, l'esito di questa patologia. Dobbiamo intercettare le persone, trattarle, non devono aspettare 2 anni prima di ricevere il primo trattamento e cercare di migliorare l'aderenza. L'aderenza al trattamento dipende da tanti fattori che sono sicuramente legati in parte alla persona, al paziente, la sua storia, l'attitudine che ha nei confronti delle medicazioni, lo stigma, il pregiudizio, la persona che vive un pregiudizio notevole. Per fortuna si sta anche focalizzando sulla lotta nei confronti dello stigma. Ci sono dei fattori che sono legati alla malattia. Il nostro paziente ha una psicosi, un distacco dalla realtà, non ha consapevolezza di malattia, quindi interrompere la terapia fa parte, diciamo così, della sua storia. Ci sono dei fattori legati
al nostro intervento, come siamo l'alleanza, la capacità di comunicazione, dei fattori legati alle medicine, non dimentichiamoci l'importanza sostanzialmente della rete. Quindi, che cosa posso dire di questo? C'è uno su tre pazienti che chiaramente non arriva ai servizi. Come mai non arrivano? Questo è una domanda che c'è da porsi in punto interrogativo. Credo che il Piemonte non si discosti dai dati che vi ho fatto vedere delle altre sei regioni, quindi che esista lo stesso gap. La prevalenza è come quella che si riscontra nelle altre regioni d'Italia. I servizi che noi offriamo credo che siano importanti, buoni. Avete visto quante persone interrompono il trattamento con le diagnosi gravi, non sono così alte. Forse dobbiamo fare un salto, se io dovessi suggerire cosa fare, cosa che abbiamo già fatto anni fa anche in regione, e di andare ad agire sui soggetti che sono all'inizio della malattia, perché anche chi è al primo episodio interrompe la terapia al 43% in un anno, il 55% in due. E come possiamo combattere tutto ciò? Dobbiamo offrire delle possibilità di cura che siano precoci, facili, di rapido accesso, che siano specializzate, che siano fase specifiche. Ormai la schizofrenia, come le malattie oncologiche, ha degli stadi, gli stadi premorbosi, prodromici, l'esordio, gli stadi successivi, e per ognuno di questi stadi ci sono delle terapie evidence-based medicine, sia farmacologiche che riabilitative, che sono efficaci. Quindi dobbiamo prepararci a creare dei servizi che sappiano accogliere le persone che chiedono aiuto. Solo in questo modo noi intercetteremo tutti. Queste persone che chiedono aiuto, individuiamo quelli ad alto rischio, offriamo degli interventi che chiaramente la letteratura, la scienza ha dimostrato che sono efficaci, e riusciamo a posticipare l'esordio o a renderlo meno grave. Vorrei sottolineare che tutto questo vuol dire che noi psichiatri dovremmo essere 10 volte tanto, perché questi soggetti che chiedono aiuto, ce n'è un 27% che svilupperà la psicosi, però solo il 14% non avrà niente, perché tutti gli altri svilupperanno depressione, ansia, abuso di sostanze, che comunque è un compito nostro. Dobbiamo andare verso la prevenzione, ridurre il periodo di psicosi non trattata. In questo modo avremo miglioreremo sicuramente la risposta al trattamento, ma quello che è importante e a dare anche la possibilità al paziente di sentirsi meglio. È importantissimo il well-being, come il benessere soggettivo. Il paziente deve riuscire a funzionare meglio. Noi qua in clinica abbiamo per esempio iniziato, e siamo in accordo con l'Asto 3 e anche con la città di Torino, i pazienti che vogliono mandarci, a cui noi offriamo come intervento psicosociale la riabilitazione cognitiva. Il paziente viene 2 volte alla settimana, 40 minuti, si cerca, e questa riabilitazione cognitiva non va ad agire sulla sintomatologia ma sul funzionamento del paziente. Non dimentichiamoci, l'ha accennato anche Enrico, l'importanza della comorbidità con l'abuso di sostanze. Non possiamo noi lavorare, il SER lavora, non parlarci. E non dimentichiamoci la neuropsichiatria infantile. Io ricovero come ragazzini di 16-17 anni, mi rimandano per una valutazione perché c'è l'esordio psicotico, non sai se diventerà una psicosi affettiva o una psicosi non affettiva, e l'intervento precoce sicuramente fa sì che non ci sia la progressione cerchiamo di stoppare la progressione verso la malattia. Io con questo avrei finito. Paola, ma hai detto bene, sì, un'integrazione tra neuropsichiatria infantile e SERD. Del resto i programmi per gli esordi anche nel resto del mondo generalmente vanno dai 15 ai 25 anni o dai 14 ai 30, insomma una fascia di età che nella nostra organizzazione è un po' a scavalco, e anche con la neuropsichiatria infantile che
con cui bisogna cercare di collaborare e cercare di avere una vera e propria integrazione. Quello che vorrei sapere è anche, secondo te, come possiamo vincere un po' questa difficoltà che hanno gli stessi operatori dei servizi di salute mentale a rivedere la loro routine, la loro operatività e cercare appunto di coinvolgere i pazienti in programmi un po' più articolati, perché le cose si sanno, ma poi alla fine la routine ci trascina. Sento e non sento. A non magari provare a mettere in atto. Comunque, per aiutare gli operatori a essere più proattivi, cosa vedi tu? Allora, io credo che sia molto importante, vabbè, innanzitutto bisogna essere di più, perché se uno ha 200 malati e il referente di 200 malati non può dedicarsi al malato, eccetera, ma coinvolgerli di più in questa attività, perché determinate attività possono essere svolte non dai medici ma da loro, e quindi magari si riesce a superare parte del burnout anche in questo modo qui. Io credo che dobbiamo andare, come c'eri anche tu, c'era Massimo Rosa che credo sia collegato, quando era seguendo il piano nazionale PAC 2014, è un obbligo credo delle regioni fare il PDTA per gli esordi, ma è importantissimo. Noi riusciamo a spostare anche la nostra utenza su quelli che sono gli esordi e sui giovani invece che sulla cronicità, questo potrebbe anche motivare molto di più gli operatori, io penso, no? Enrico, posso fare una domanda? A tutti, alla professoressa Rocca, che ringrazio anche per la bellissima presentazione. Ma le domande sono due. La prima è: ma quanto i medici di medicina generale collaborano per la precocità dell'individuazione della schizofrenia? Io ieri ho fatto un evento in presenza per quanto riguarda la degenerazione maculare. Bisogna fare un test dai medici di medicina generale per inviare per la degenerazione maculare, e non c'è nello studio dei medici di medicina generale, non c'è la cartellonistica per il test, per cui insomma stiamo parlando del nulla. Quindi quanto partecipano alla medicina generale all'individuazione precoce? La seconda domanda è: delle persone che sono, non si rivolgono ai vostri dipartimenti con la schizofrenia, quali sono quelli che hanno possibilità economiche o magari fanno lo sforzo economico per lo stigma, non si presentano, finiscono nelle case di cura non specialistiche o magari vanno all'estero? Perché molti in realtà si vergognano, per cui finiscono di non afferire ai vostri, no, ai dipartimenti. Allora, la prima domanda ti rispondo per esperienza. Quando abbiamo fatto il tavolo regionale, che spero che prima o poi riprenda, avevamo avuto anche gli incontri con i medici di base, perché se un ragazzino non va più bene a scuola, sta tutto il giorno la notte attaccato al computer, perché si manifestano poi così, sembra una crisi adolescenziale, bisogna saper distinguere fra una crisi adolescenziale e quelli che sono invece dei prodromi della psicosi. La mamma doveva va dal medico di base, quindi che si erano dimostrati molto interessati a questo progetto. Avevamo già fatto le quattro domande che loro potevano, e bisogna coinvolgerli e cercare di coinvolgerli, perché se no non riusciamo a scendere in questa fascia. Per quanto riguarda la seconda domanda, quel terzo famoso 36-39 quant'è il gap che non vediamo, non sappiamo cosa fa, perché se non lo vediamo, io credo che ci sia la negazione della malattia in molti casi. Io ho visto anche purtroppo figli di colleghi che mi sono stati portati dopo un anno e mezzo di malattia, ma dico colleghi perché sono persone che conoscono le cose, no? Non psichiatri, ma medici, eccetera. Quindi persone che magari hanno dei sintomi, potrebbero rientrare lì, non così eclatanti, no? Le forme un po' più smusse, un po' più negative, che hanno intorno una rete che riesce a tenerli. Cioè io ho in mente una mia paziente che vive non a Torino, che seguo da ben lontano 85, per una schizofrenia resistente con la clozapina, adesso ne prende 100 mg e lei va avanti, lavoricchia, ma lei vive in un paese, quindi l'hanno subito chiamata, cominciava, lavorava,
faceva la colf. Allora, nel momento in cui cominci, hai delle possibilità, è importantissimo il lavoro. Il lavoro è la terapia riabilitativa maggiore. Quelle persone lì, qualcuna sarà così e altre non lo so. Non, se non le intercettiamo è difficile dire dove vanno. Non ho capito. C'è di l'audio? Sì, sì, sento male. No, ma non ho l'audio. Prego. Grazie allora Paola per la bellissima relazione. E allora hai già introdotto un po' tu il dottor Morosa, che è direttore della SL Torino 4, nonché incaricato per la città di Torino, nonché coordinatore del tavolo regionale della salute mentale, nonché membro della salute mentale per il tavolo della crisi legata al Covid. Quindi chi meglio di lui può darci dei lumi su cosa possiamo continuare a fare in Piemonte o magari portare avanti in Piemonte e quali sono le maggiori difficoltà che incontra quando parla di salute mentale anche con i politici, con le persone che da un lato ci ascoltano, dall'altro lato forse poi non riescono a concretizzare quello che vorrebbero e perché. Ti chiedo in particolare sulla continuità ospedale territorio, che come sai è una prerogativa del Dipartimento di Salute Mentale. Noi siamo stati antesignani in questo senso qua, ad avere reparti piccoli e territorio grande, quindi utilizzare il reparto solo per il momento dell'acuzie e poi fare la presa in carico territoriale proprio per mantenere dei percorsi di cura adeguati anche per la semiresidenzialità e la residenzialità. Oggi con la difficoltà che abbiamo per la carenza di risorse, con la difficoltà che abbiamo per la mancanza di psichiatri, come possiamo supplire e continuare o cercare di migliorare una rete di servizi che scricchiola? Tanto siamo 330 tra Zoom e Facebook, quindi l'interesse continua e persiste. A te Massimo Rosa, prego. Sentite? Mi sentite? Sentiamo. Grazie dell'invito, dottor Zanon, grazie Enrico. Ma è quasi imbarazzante la tua presentazione. Io riprenderò comunque alcune riflessioni che avete già portato e che condivido. Di certo siamo in una situazione che dura da almeno 10 anni, questa riduzione che non è solamente nell'ambito psichiatrico della salute mentale, ma è un po' di tutte le specialità degli operatori. Non c'è solo una riduzione quantitativa che preoccupa, secondo me, ma c'è anche una riduzione legata a una sorta di grande disomogeneità. Se noi analizziamo i dati nazionali delle varie regioni, ma basta anche guardare il Piemonte, cioè il Piemonte stesso non c'è una ASL che abbia una situazione uguale all'altra. All'interno della stessa ASL, troviamo situazioni totalmente diverse e questo è preoccupante. Io vi annoio velocemente con due dati solo per fare un po' la base della riflessione. Ecco, voi sapete che ad oggi lo standard di riferimento per gli operatori è il progetto obiettivo 98-2000 tutela salute mentale, che diceva che occorreva avere un operatore ogni 1500 abitanti, quindi 66,6 ogni 100.000 abitanti. Se prendiamo a livello nazionale, qui usiamo pure anche i dati che abbiamo, che sono quelli, paragono quelli che i primi che abbiamo avuto dal Ministero nel 2015, e poi quelli che il Ministero ci ha consegnati nel fine 2018, inizio 2019, 16-17, vediamo che passiamo da un minimo di 20,6 in Molise ad un masso di 109,3 la Val d'Aosta. Al tempo c'era il Piemonte, noi avevamo 49,35, quindi comunque la maggior parte della popolazione, la maggior parte delle regioni comunque era in sofferenza. Siamo nel 2015, se prendiamo i dati del 2016-2017 che abbiamo, noi vediamo che comunque con un aumento che c'è stato della popolazione, perché e qui la popolazione
è aumentato solo in un anno di 3.000 pazienti. E poi, come diceva Enrico, noi adesso ci stiamo occupando di situazioni complesse che prima forse erano, se non sconosciute, comunque un po' più marginali almeno. Vale a dire, ci occupiamo anche dei disturbi di personalità, l'autismo, disturbi di comportamento alimentare. Io nel territorio di Alto 4 ho la fortuna, ahimè anche un po' la disgrazia, di avere questi tre centri che funzionano anche molto bene, però non ho personale. Non ho personale, il disturbo del comportamento alimentare che abbiamo ad Anzio non abbiamo non troviamo più dietisti, non ci sono nutrizionisti, anche i psichiatri non ci sono, e chi arriva non sempre è in grado di fare quel tipo di lavoro. Vale anche per altri tipi di discorsi. Comunque è ovvio che tutto questo impatta anche sul costo. Noi abbiamo un costo pro capite a livello nazionale che varia dal 45,6 della Basilicata ai 133 della provincia autonoma di Trento. Sono dati che comunque impattano, perché non sono differenze da poco. La spesa stessa, non so se parlava prima Enrico, che dovrebbe essere del 5 rispetto al totale del fondo sanitario, partiamo dal 2,2 della Basilicata per andare al 6,3 della sempre di Trento. Noi ci attestiamo, o almeno eravamo attestati, al 3,1. Oggi probabilmente siamo anche meno. È ovvio che questa situazione qui impatta. Dove impatta? Impatta perché vediamo la popolazione che seguiamo. Però abbiamo anche una riduzione delle prestazioni. Non sono tante, però si notano delle riduzioni delle prestazioni. C'è un aumento dei ricoveri e questo è molto preoccupante. Aumentano di molto i ricoveri nelle strutture residenziali psichiatriche. Non solo i ricoveri, aumentano i ricoveri, ma aumentano anche le giornate di degenza. E questo sembra perché non riusciamo più a fare dei progetti, come dire, forti. Ecco, c'è tutto un discorso legato poi al discorso dell'SPDC. Come diceva Enrico, oggi abbiamo Casale Monferrato che è chiuso, perché non ha più medici che possono coprirlo. Abbiamo situazioni difficili. Ivrea ha 6,5 medici che turnano per la reperibilità, e l'altro ieri, qui vedo che c'è un amico Giorgio, c'è stato il concorso di 18 medici, forse due vanno a Ivrea. Gli altri dicono grazie, noi non ci andiamo. Quindi cominciamo a pensare, forse la domanda che noi adesso dobbiamo porci è noi siamo ancora in grado in questo momento qua di produrre salute, di fare salute mentale, oppure lavoriamo solamente nell'urgenza? Io credo che ad oggi noi facciamo ancora salute, però con molta, molta, molta fatica. Ci sono aree che forse lavorano realmente però sull'urgenza. Considerate, quando parliamo di operatori, non è solamente il numero che impatta, ma è anche l'età. Abbiamo una media d'età che arriva ai 57 anni, cioè con tutte le problematiche che rispondo a quell'età. Quanti hanno prescrizioni, quanti hanno, chi è sessantenne che ha la fortuna di avere ancora un padre e una madre, molto probabilmente avrà anche tantissimo hanno 104. Cioè, quindi e comunque io mi rendo conto che pur impegnandomi molto, io ho 64 anni, non ho più la forza e il ritmo di una volta, ecco, cioè tutto diventa un po' più difficile. Questa è preoccupante, perché c'è stato un blocco di assunzioni tra la nostra età e l'età poi dopo, quindi c'è un vuoto che dobbiamo in qualche modo colmare. I giovani li vedo con molto piacere, sono anche molto bravi, quindi penso che potranno fare tanto. La domanda quindi che così mi viene da porre è che cosa possiamo fare? Io però non credo che sia solo un problema di risorse.
Cioè, onestamente, sono convinto che le risorse ci devono essere, le risorse, senza le risorse necessarie non si fa nulla, ovviamente. Però è un problema che va oltre, a mio avviso. Io credo che non siamo usciti, siamo ancora in questa crisi economica che dura ormai da 20 anni, forse non è più neanche una crisi, perché una crisi ha un inizio e una fine, no? È forse una cosa ormai cronica. Però questa crisi ci ha cambiati, questa crisi, ma negli ultimi 20-30 anni viviamo in un modo diverso, la relazione è cambiata, la domanda è cambiata, i nostri pazienti sono cambiati, noi dobbiamo cambiare, i nostri servizi non sono vecchi solo perché ha una popolazione di operatori vecchia, ma sono vecchi perché a mio avviso ci siamo ancora fermati in un contesto di... un po' legato al passato, ecco. Io credo che non torneremo più, si vuol dire, agli sfarzi di un tempo. Io mi ricordo a San Luigi nel 91, al primo reparto dell'SPDC, avevo 24 medici che ruotavano per fare le guardie. 11 medici che erano in un servizio di 100.000 abitanti. Non ci saranno più, è inutile, non è neanche pensabile questo. Quindi dobbiamo pensare ad altre cose, dobbiamo pensare a un cambiamento, dobbiamo pensare a forme che ci aiutino. Mi viene in mente adesso la telemedicina, lo vedo qui Giorgio, so che ha fatto un progetto di telemedicina ad Alessandria, ha avuto ottimi risultati. Dobbiamo aprirci a contesti nuovi. Se torniamo, Enrico mi chiedeva la continuità delle cure, la continuità assistenziale. Qui Enrico bisogna capire che cosa intendiamo per continuità assistenziale. La continuità assistenziale non è solamente l'indicatore che ci dice io divento un paziente dell'SPDC e dopo 14 giorni lo vedo, o 30 giorni. La continuità assistenziale vuol dire essere in grado in qualche modo di la capacità di produrre dei progetti, dei programmi che in qualche modo vengono condivisi e integrati anche con le altre professioni. E qui le altre professioni non è solamente le professioni che riguardano la psichiatria. Prima si è parlato della professione del SERT, si è parlato della neuropsichiatria infantile. Cioè, la popolazione che trattiamo adesso, il 50%, mi diceva Paola, dei pazienti in esordio usano sostanze. La maggior parte dei nostri pazienti non sono più i pazienti di una volta. Non possiamo più lavorare come se la salute mentale o l'uomo fosse scisso in tante piccole. Quindi dobbiamo cominciare a lavorare in un contesto più di condivisione. Anche il discorso delle famiglie, l'associazionismo, cioè dobbiamo aprirci di più, a mio avviso. Però per poter fare questo tipo di percorso, quindi percorsi che portano e programmano proprio a livello di assistenza, a livello di... come dire, livelli vari di assistenza che accompagnano il paziente, dobbiamo pensare a... dobbiamo avere innanzitutto il tempo di pensare. Perché fare un programma vuol dire sedersi in un'equipe e ragionare, pensare a queste cose. Dobbiamo pensare, forse anche uscire dal concetto, come diceva Villari, della prestazione. Dobbiamo forse cominciare a pensare ad accreditare i percorsi e non solamente le prestazioni. Pensare vuol dire fermarsi e avere il tempo di riflettere. Oggi in alcune zone in particolare non c'è più tempo perché si fa solo urgenza. L'altra cosa è che in un contesto di percorso noi dobbiamo cominciare a pensare in modo anche diverso, cioè l'SPDC, Enrico, no, mi dicevi, l'SPDC è non è un luogo di cura, è anche un luogo di cura, però l'SPDC fa parte di uno strumento terapeutico che il dipartimento ha, come le strutture residenziali psichiatriche, come i centri diurni, non sono altro. Noi ancora adesso, a mio avviso, stiamo spesso
rischiamo di vedere questi luoghi come qualcosa d'altro, a volte anche qualcosa un po' di alieno, ecco, qualcosa che non ci appartiene. In realtà sono parti di un percorso, dobbiamo rincluderle nell'ambito di un nostro modello. Questo non è stato fatto. Io credo che se un ripensamento anche riguardo al nostro modo d'essere negli anni passati ci debba essere. Devo dire che negli ultimi 2 anni, in particolare nell'ultimo anno, il Covid, forse tra tante disgrazie, qualcosa di positivo ha portato, mi sembra di dire che ha unito un po' di più, ha unito i direttori di dipartimento. Abbiamo vissuto per anni molto scissi. Lavorando in assessorato ho avuto la possibilità di anche studiare le varie AS. Devo dire che ognuno ha fatto delle cose anche interessanti e molto belle, però le ha fatte per conto proprio. Le hanno fatte, sono nate, sono vissute, sono morte nell'ambito del territorio. Il Piemonte ha una disomogeneità, è vero, a volte anche un po' disarmonica, però ha anche una grande ricchezza. Questa dovremmo, a mio avviso, utilizzarla. Io credo che questa dobbiamo aprirci un po' a parlarci un po' di più, anche confrontarci, ma non solamente nei successi, ma anche negli errori che stiamo facendo. Ripeto, io vedo in molte AS buone pratiche che varrebbe la pena di affrontare, magari con indicatori di esito, ma in modo molto sereno. Bisogna cominciare a fare anche programmazione. Io qui vedo Franco, dottor Ripa, che tra l'altro devo ringraziare perché ci ha proposto una cosa che a mio avviso è straordinaria. A mio avviso, ma anche da parte degli altri miei colleghi direttori, ha proposto di fare la rete della salute mentale in psichiatria. Io trovo che sia un cambiamento epocale, perché noi direttori, noi con le associazioni, con il terzo settore, noi siamo le antenne del territorio, siamo quelli che sentiamo, percepiamo i bisogni del territorio. Noi dobbiamo essere utili alla regione, noi dobbiamo far parte della regione nell'ambito programmatorio, cioè dobbiamo essere uno strumento della regione. Questa rete io la vedo proprio come uno strumento fatto dal direttore di dipartimento, fatto dall'associazionismo, fatto almeno con partecipazione dal terzo settore, per poter in qualche modo incominciare a fare programmazione, ma che vuol dire che sia anche un po' proattiva. Io in questi anni mi sono trovato ad affrontare i problemi della salute mentale quando già erano esplosi. Cioè, non si risolvono i problemi quando sono esplosi, io posso solamente in qualche modo cercare di dare un po' d'ordine a questo problema, ma per quanto ordine do, non darò un ordine sempre parcellare che non ha una visione di sistema. Invece bisogna cominciare a pensare, a mio avviso, una programmazione, ma noi dobbiamo essere d'aiuto alla regione. E una cosa altrettanto bella che secondo me sta avvenendo in questi anni, e io lo prenderei come un'opportunità, è che hanno aperto il tavolo della salute mentale al Ministero. Io mi onoro anche di farne parte, e in più abbiamo un nostro collega che è il dottor Starace Fabrizio, che per la prima volta è all'interno del Consiglio Superiore della Sanità. Non è da poco, io non ricordo che uno psichiatra si fosse mai avvicinato in ambito del genere. Adesso si può, ci ascoltano in qualche modo. Io direi, utilizziamo questo momento anche per essere un po' più come dire, proattivi. Cerchiamo di, però per essere così dobbiamo avere un pensiero, dobbiamo condividerlo e portare delle idee che siano anche, come dire, oltre che condivisibili, accettabili. Io vi ringrazio, se altre domande. Sì. Grazie, intanto Franco Ripa che ci ha raggiunto. Io prima di ridare la parola a Enrico direi solo che noi abbiamo fatto numerosi convegni anche sulla psichiatria negli ultimi 2 anni. Come voi sapete la delega è stata data al Vice Ministro Sileri sulla psichiatria.
Lui si era preso l'impegno di riportare la psichiatria al centro dell'agenda di governo a livello nazionale. Io sono molto d'accordo con quello che ha detto Massimo Rosa, però se non prendiamo i soldi del MES, non prendiamo i soldi del Recovery Fund, non facciamo gli investimenti, non aumentiamo i posti di specialità e non aumentiamo il numero di operatori che non sono solo medici ma anche infermieri e così via, vedo difficile rimettere, no, al centro dell'agenda la psichiatria. Allora si continuerà a lavorare in urgenza invece che in prevenzione, come tra l'altro Paola Rocca ha detto precedentemente. Quindi è una cosa che mi permetto di dire, perché una cosa sono le buone intenzioni, un'altra sono invece le cose pratiche e gli investimenti pratici. Tutti vogliono riportare, Enrico lo sa come presidente della società di psichiatria a livello nazionale, la psichiatria nell'agenda, al centro dell'agenda di governo, ma poi bisogna fare le cose pratiche per farlo. Enrico, a te. Enrico? Hai perfettamente ragione, Claudio, mi senti? Ti sento. Hai perfettamente ragione, bisogna andare a vedere concretamente quello che avviene. Ed è per questo che chiedo a Massimo, che con cui ho condiviso in questi anni anche di partecipazione tecnica alla programmazione regionale, il problema per esempio della 29, il problema di rivedere la residenzialità psichiatrica è un problema annoso, perché sono 20 anni che si prova a riformare la residenzialità psichiatrica e si arriva sempre lì e poi non si fa, e si arriva sempre lì e poi non si fa. Si è arrivata la regione a fare anche delle DGR che poi non sono state, non vengono applicate, perché gli interessi sono tanti, c'è sempre qualcuno che è scontento, però se non si prendono delle decisioni, se non si prendono delle concretezze, non si va mai da nessuna parte. Cosa pensi, Massimo, di questo iter, di questa norma che è passata, poi non è passata, non è applicata, viene continuamente rimandata? Beh, lì Enrico è nata male, e come tutte le cose che nascono proprio male, difficilmente le sistemi. C'è stata una scarsa, come dire, condivisione già dall'inizio. Credo che adesso però sia il caso, mi sembra però che negli ultimi mesi si stia facendo con fatica però un lavoro di ricucitura anche con i gestori, con le associazioni familiari eccetera, e che si cerchi di trovare anche delle soluzioni. Di carattere sono ottimista, quindi nonostante la fatica, e quando sento parlare del 29, quando faccio la battuta, io prima della 29 voglio i capelli, ecco. Mi viene da piangere, però sono convinto che se non siamo nella strada giusta, comunque ci si avvia abbastanza. Io credo che non si possa andare tanto oltre, bisogna a questo punto però trovare una soluzione. Così diventa persino un po' pericoloso, ecco. Grazie. E sei d'accordo? Fai le domande a Giorgio Daglio, perché poi Ripa ci dirà quello che pensa della situazione come programmatore regionale della psichiatria, e poi faremo un tavolo di chiusura su quello che ci dirà anche Franco. Quindi diamo la parola a Giorgio, sei d'accordo? Sì, volentieri. Caro Giorgio, nella tua esperienza di direttore di dipartimento sottomentale di più ASL, perché sei stato direttore a Casale, direttore ad Alessandria, direttore adesso a Moncaglieri, e non so, comunque ne conosci il territorio piemontese, ne conosci molto, io ti chiedo riguardo a un problema che ci assilla moltissimo, che è stato la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, quindi la grande riforma che c'è stata con la legge 81 del 2016, che ha portato poi alla creazione delle REMS e quindi anche ma sostituire gli OPG con i percorsi di cura, le REM sono una parte di quello. Ti chiedo come vedi la responsabilità che abbiamo noi oggi come psichiatri, che non vogliamo fare la psicopolizia, che non vogliamo correre dietro le persone che commettono dei reati, ma dobbiamo curare le persone malate di mente anche quando commettono dei reati.
Cosa ne pensi tu? Ma Giorgio, sul tuo regno non cala mai il sole, come Carlo V, insomma. Ecco. Vai, Giorgio. Ciao Claudio, grazie per l'invito. Enrico, grazie per le domande, grazie di tutto. Grazie a tutti quelli che ti ascoltano e grazie anche a Massimo Rosa che mi ha citato per cose bellissime che non ricordavo neanche di aver fatto, però lo ringrazio lo stesso. È una bella domanda quella che mi fai, Enrico, perché è una situazione difficilissima. Personalmente io non credo che esista una specifica volontà da parte dell'autorità giudiziaria o delle forze di polizia di alleggerire il proprio carico di lavoro delegandolo. Io credo che davvero loro, e purtroppo non solamente loro, si aspettino che la psichiatria abbia tutti gli strumenti di conoscenza e pratici per affrontare e risolvere casi di cosiddetta deriva sociale. Noi sappiamo, avendo studiato il trattato di psichiatria forense di Fornari, che per noi è stato illuminante, che molti anni fa già riferiva di questa difficoltà a far comprendere che i comportamenti devianti sono certamente anormali, però solo dal punto di vista sociale, etico, normativo, statistico, ma non sempre dal punto di vista psichico. La letteratura, peraltro, mi sappiamo che da tempo ci attesta un'eguale o minore incidenza di capacità di delinquere dei pazienti psichiatrici rispetto alla popolazione generale. Con la chiusura degli OPG, intanto una piccola notazione, io credo che la chiusura degli OPG sia stata un atto genericamente meritorio. Forse è avvenuto sull'onda dell'emozione. E come sempre il legislatore, quando è emozionato, non fa leggi buone o complete. Lo dimostra il fatto che le REMS oggi siano un grosso problema gestionale per chiunque debba fruire di esse. Comunque, con il passaggio delle competenze al Ministero della Salute, a cascata, ai servizi sanitari regionali, è quasi come se si fosse creato un meccanismo di automatismo di pensiero per cui tutto ciò che è deviante deve essere necessariamente affrontato e risolto dai servizi di salute mentale. Hai ragione quando dici che noi dobbiamo rifiutare il ruolo di psicopolizia. È pur vero che è molto difficile discorrere in termini paritari con autorità estremamente sovraordinate come la magistratura. Io personalmente ho sempre agito così e credo che questo sia l'atteggiamento di maggior cautela per i pazienti e per gli operatori. Cioè, noi prendiamo in carico indifferentemente tutte le segnalazioni che ci sono, tutte, e ci adoperiamo per prendere visione, ma penso che lo si faccia tutti noi, ci adoperiamo per prendere visione di tutta la documentazione esistente, laddove esistono perizie, per visitare il soggetto. Dopodiché però in modo molto chiaro rispondiamo in merito alla nostra competenza meno. Noi ci rendiamo conto che il nostro punto di vista può essere sovente in disaccordo con quello dell'autorità giudiziaria. Però restiamo fermi nella visione che la presa in carico psichiatrica sia un diritto esclusivo ed esigibile solamente dei pazienti. E la definizione di paziente, nel senso di soggetto affetto da una problematica psichiatrica, sia di nostra esclusiva competenza. Quindi l'unica maniera, a mio avviso, a mio modesto avviso, per riuscire a difendersi è avere chiarezza rispetto alla comunicazione con l'autorità giudiziaria e con la polizia. Naturalmente non dimentichiamo che noi comunque abbiamo una posizione di garanzia. La posizione di garanzia prevede che noi ci sia innanzitutto colti non solamente, me lo auguro che tutti quanti lo si sia, ma lo siamo, in ambito tecnico, scientifico, ma colti, ossia capaci di discorrere senza pregiudizi e senza prese di posizione rigide, detto da me sembra quasi comico, prese di posizione rigide con i nostri interlocutori. Nel senso che
dobbiamo combattere per l'abolizione dell'equivalenza malattia psichiatrica uguale irresponsabilità individuale, quindi a discesa, a cascata, responsabilità del sistema curato. Perché il malato che delinque, anche il malato che commette atti diciamo abnormi, è vero che ha diritto alla salute, ma è anche vero che ha il diritto alla equità di trattamento dal punto di vista giudiziario e quindi al diritto alla punizione. Questa è la mia maniera di vedere rispetto alla domanda che tu mi hai fatto. Sì, però sulla responsabilità, come ben sai, qualche anno fa uno psichiatra fu condannato per concorso in omicidio per avere modificato una terapia farmacologica. Che è un paradosso questo, cioè non è che il farmaco impedisce un comportamento, e quindi che responsabilità se no addosso? Ti ho perso un attimo, Enrico. Dico, che responsabilità ci arriva addosso se si fa questa equazione qua? Certo, hai ragione. È una sentenza che avvenne a Bologna, no? su una collega donna. Sì. Sì, purtroppo però non esiste solo quella di sentenza, anzi tra le volte che ci sono andate, che sono andate nel senso indicato da te e dalla tua domanda, purtroppo ce n'è una che riguarda proprio il Tribunale di Torino, il che tu ricordi bene, non perché parte lesa o parte attiva, ma perché ne abbiamo discusso, quando a seguito del suicidio di un paziente che era stato ricoverato in SPDC ed era in procinto di essere dimesso, l'intera equip curante venne condannata. E lì fu introdotto praticamente dal giudice una sorta di assioma che poi è diventato giurisprudenza. Cioè, è un evento, il paziente era un depresso, quindi il suicidio era un evento prevedibile, e prevedibile vuol dire prevenibile. Ora, questa sentenza qui, a mio avviso, è una cosa terrificante. Terrificante perché è un dogma confermato anche in Cassazione, che oltre che essere assolutamente impreciso dal punto di vista medico-legale, che prevede tutta una gradazione delle possibilità, dal semplicemente possibile, che significa non mi posso esprimere sulla base della probabilità, a altamente probabile, che significa molto, ma non 100% probabile. Per di più, è anche un'assurdità psicologica, che non merita neanche una discussione in merito, no? Perché ogni professionista della salute mentale sa bene che la prevedibilità di questi atti non ha davvero nulla a che vedere con la prevenibilità dell'atto. Un paziente, un individuo, un cittadino qualunque che vuole suicidarsi come scelta esistenziale e che per una qualche sfortunata ragione, sfortunata per entrambi, arriva al servizio, noi non abbiamo strumenti particolari per farlo desistere dalla sua determinata convinzione esistenziale. E quindi il suicidio è un evento che può divenire prevedibile, ma domanderei a quell'illuminato giudice come possa essere anche prevenibile. Molto difficile, a mio avviso, far comprendere l'autorità giudiziaria un qualcosa che non è frutto del suo autonomo pensiero. Io forse sono un po', ecco, rigido in questa mia visione. Ancora di più perché spesso in quella episodio fu eclatante, sono proprio i nostri colleghi, quelli che appiattiti sul pensiero del PM, divengono i nostri carnefici. E quando un magistrato ha anche il parere di un tecnico che ci dice era prevedibile, dunque prevenibile, davvero non c'è più uscita. La possibilità di ottenere un cambiamento, Enrico, come sempre, come da anni, decenni, diciamo, può avvenire solo nel tempo, e l'abbiamo sempre propagandata, ma mai realmente concretizzata, è creare percorsi formativi comuni tra psichiatria e magistratura. Nel frattempo io penso che bisogna operare al meglio, con cautela, sperare e magari anche sottoscrivere una buona assicurazione, perché fino ad allora sarà un po' difficile. Grazie, ma
Hai detto che la legge della chiusura degli OPG è sicuramente una legge meritoria e io lo condivido, però non aver cambiato il codice penale, quindi mantenere l'impossibilità che una persona considerata in sana di mente permanga almeno per un periodo, fin tanto che non accetta le cure, in stato di detenzione, avere dei periti sottopagati e sovente che per la fretta o per la mancanza di tempo o per loro incuria o per difficoltà dei servizi di mettersi in contatto non si collegano in maniera corretta con i servizi di salute mentale e la mancanza di risorse per i servizi di salute mentale che devono per forza, perché il magistrato vuole poi l'inserimento in residenza, non si fida di percorsi diversi da mettere in una struttura una persona che magari non deve andare in REMS, a volte non lascia neanche che il percorso venga provato al di fuori della REMS, hanno creato una situazione che è un po' esplosiva. È già successo, tra l'altro, a Roma, mi sembra, che un paziente in attesa di REMS, che era rimasto ancora in carcere, si è suicidato. È successo da altre parti, che non poteva essere dimesso ma non poteva andare in REMS perché non c'era il posto. I posti in REMS, lo sappiamo, non sono tanti, ma appositamente non sono stati fatti tanti posti quanti erano i posti negli ospedali psichiatrici giudiziari, perché non si voleva che la REMS fosse il sostituto dell'OPG. Al contempo, non è, essendo cambiato il codice penale, quando il giudice vede OPG o CCC, automaticamente dice ma mandiamolo in REMS. Che prima erano gli OPG, erano brutti, sporchi, cattivi e non volevate che mandassi nessuno, adesso avete fatto delle REMS belle, che curano eccetera, e non ci prendete i pazienti. E quindi c'è un problema, veramente un caos che non si riesce a mettere a posto. Come pensi che possiamo migliorare la situazione? Peter? Sì? Sentiamo. Grazie Claudio. Come pensi che si possa migliorare la situazione? È evidente che questo è un pensiero mio che poco ha a che fare con la programmazione sanitaria o con qualche idea per la programmazione, nel senso che è da tempo che noi comunque suggeriamo una variazione del codice penale, perché cercare di fare innovazione con strumenti antichi mi pare un po' difficile. E poi alle motivazioni che tu hai detto e che ti hai citato in maniera esemplare, anzi molto moderata, apprezzo questa tua moderazione, io che moderato non sono, direi che invece ci sono delle altre motivazioni che obiettivamente dovrebbero essere affrontate in ambito programmatorio, quantomeno regionale. Cioè, quanti pazienti la psichiatria è chiamata a dover affrontare e spesso trovare soluzioni anche di residenzialità, perché altri servizi magari si sono nel tempo defilati. Utilizzo un termine sbagliato, direi defilati. Allora, questo può essere possibile, alludo ai CERT per esempio, questo può essere possibile se la cultura tra psichiatria e CERT diviene uguale, e l'unica maniera per renderla uguale è finalmente riportarli nell'unico alveo naturale, quello della salute mentale, ove dovrebbe comunque accedere anche, ma io non parlo di cambiamenti strutturali, per me anche funzionali vanno benissimo, l'importante è comunque avere una testa unica, una cultura unica. Proprio Claudio, proprio con te all'Ares facciamo quella ricerca sulle motivazioni di chiamata in pronto soccorso per prima o seconda motivazione. Bene, la percentuale più bassa per i casi diciamo da esotossicosi o sociali si aggiravano intorno al 33-34%. Chiamata in pronto soccorso dello psichiatra. Questo perché c'è una disparità di visione. I CERT si difendono dicendo che loro sono servizi territoriali, ma a me non sembra che noi non si sia servizi territoriali. Siamo servizi territoriali anche noi. L'enorme depauperamento delle NPI, specialmente in alcune zone della regione,
significa avere grossissime difficoltà nel passaggio dei casi, soprattutto dal punto di vista della cultura, ancora una volta, perché per loro l'inserimento in una struttura avviene sempre per via giudiziaria, naturalmente, ed è sulla base prevalentemente diagnostica e poi funzionamento specie familiare. Per noi invece è tutto basato sull'esame del funzionamento, per cui una persona che ha anche una diagnosi molto grave non è detto che debba andare o debba continuare a proseguire il proprio percorso. Questo è molto difficile, è difficilissimo da far comprendere, se non sulla base di due cose: la formazione di cui parlavo prima e il coraggio da parte del decisore politico di unificare queste strutture, questi dipartimenti o quel che sia, cioè che si parli un'unica lingua. Tanto i protocolli d'intesa hanno dimostrato di non funzionare e tutta l'organizzazione che fa capo alla possibilità, alla capacità di due primari di parlarsi, ha in sé, in nuce, la possibilità di fallire. Quindi l'organizzazione deve trascendere le persone. E l'unica organizzazione che io vedo possibile è quella lì. Non entro nel merito di quel che diceva Claudio, non essendo d'accordo sul MES o sul Recovery Fund, perché non c'entra nulla, però ritrovare risorse è anche innanzitutto, ancora una volta, un passaggio culturale, cioè la politica deve comprendere che la salute mentale costa e produce un bene essenziale che è molto scarsamente misurato. E allora fare quel meccanismo facilissimo che ha già massacrato proprio in Piemonte qualche anno fa la salute mentale, cioè ti prendo l'unico elemento che ho per misurarti, cioè i tuoi costi, e te li riduco. Ecco che allora, se la politica si impegna attraverso i propri tecnici, attraverso i propri programmatori, a comprendere che noi facciamo salute anche se gli esiti che siamo capaci a misurarli soprattutto, se non esclusivamente, sui farmaci, ma la nostra salute mentale si svolge soprattutto sul resto, ecco, se la politica riesce a comprenderlo, forse c'è una via d'uscita. Ma noi abbiamo da offrirgli qualcosa. Aveva ragione Villari quando diceva che la trasparenza del PDTA è quello l'indice di qualità, perché se insistiamo con quella logica di cui io e te ci siamo già parlati a lungo, cioè dell'autoreferenzialità, questo è bello perché lo dico io, è evidente che nessun decisore ha mai la possibilità di prendere decisioni importanti sulla base di ciò che dici. Ma se invece un PDTA viene prelicitato e viene stabilito chi segue, quando segue, con che strumento segue, questo viene poi attuato nel tempo, oltre che dare il massimo della trasparenza, hai avuto il massimo della qualità. Quindi la qualità è sul percorso e molto meno sull'esito. Scusa Enrico, se sei d'accordo, grazie Giorgio anche della bellissima, se sei d'accordo io adesso do la parola a Franco Ripa e poi a tutti voi, te compreso, chiedo che cosa volete da Regione Piemonte dal punto di vista proprio pratico per, come dire, rilanciare e rimettere al centro dell'agenda di governo regionale la questione psichiatria, con in particolare anche il focus sulla schizofrenia. Franco, com'è che la regione che ha visto la maggior opera di Cesare Lombroso, una delle tre regioni che ha partecipato attivamente dopo il Friuli e l'Emilia Romagna alla rivoluzione della legge 180, una delle regioni che ha discusso a lungo per quanto riguarda e ha posto la psichiatria come momento importante, come malattia classica, malattia sociale su cui coinvolgere anche quello che è l'aspetto visivo di quella che è la società, spende oggi il 3%
del proprio PIL regionale in confronto alla media del 3,49 di tutta l'Italia per la psichiatria. E qui è stato avvenuto, sono venute fuori 4-5 cose fondamentali. La prima è il sottofinanziamento, in cui la regione Piemonte soffre più di tutte le altre, di molte altre, non di tutte le altre, per quanto riguarda la psichiatria. Non legarsi solo al costo della terapia, ma pensare a quelle che sono le ricadute a livello sociale, non ragionare solo su Silos, perché se tu non curi bene lo schizofrenico, questo finisce all'INPS o finisce per, non insomma, nei pronti soccorsi, insomma, o finisce per gravare anche sulla vita familiare di tutti i suoi familiari, quindi con dei costi sociali enormi. Io vi ricordo come rilanciare la psichiatria anche territoriale, oltre che ospedaliera, e come fare formazione. Noi siamo finiti sui giornali, non ne ha parlato nessuno, perché certamente senza farlo apposta, ma no, però un ragazzo è morto a Borgo Vittoria, tra l'altro probabilmente uno schizofrenico, quando si cercava di contenerlo per un TSO, lo ricordate questa storia, insomma. Siamo finiti su tutti i giornali nazionali e europei. Come quindi in qualche maniera rendere, come è stato detto più prima, migliorare l'aderenza, finanziare il sistema anche col personale necessario, rendere, fare lavoro sulla prevenzione, essere precoci nelle diagnosi, soprattutto in quelle della schizofrenia, rendere più facile l'accesso ai servizi e rendere anche più facile un trattamento in fase specifica, non lavorare, come diceva prima anche Massimo Rosa e tutti gli altri, Enrico, Giorgio, solamente in urgenza, ma incominciare a programmare di nuovo la salute mentale, cioè fare salute mentale che non sia solo legata all'urgenza, ma ritornare ad un grande sviluppo anche sociale della salute mentale. Bene, il Stecco prima si è preso l'incarico di fare un'udienza in consiglio regionale con, l'abbiamo sentito tutti, per quanto riguarda la salute mentale stessa. Voi avete riattivato una commissione a livello regionale per ridiscutere il problema della salute mentale e delle principali patologie, tra cui la schizofrenia. Chiedo a te adesso qual è la continuazione del percorso, e poi chiedo a tutti gli altri, a partire poi da Paola Rocca, sono nato perché per gender, quindi cominciamo da lei, a tutti gli altri, quello che in realtà loro vorrebbero in maniera molto pratica e specifica della Regione Piemonte. A te, Franco. E ovviamente io innanzitutto vi ringrazio, Claudio, per l'invito, perché l'ho già detto in altre situazioni, questi momenti sono assolutamente fondamentali, perché probabilmente riusciamo a parlarci meglio rispetto alle condizioni standard in cui lavoriamo. E tra l'altro siamo tra amici, tutti i riferimenti degli incontri di oggi sono assolutamente dei riferimenti regionali, anzi siete anche un po', scusatemi, responsabili, voi lo dico ovviamente anche scherzando, se le cose vanno bene o se le cose vanno male, nel senso che effettivamente l'impostazione che è stata data da Regione Piemonte, soprattutto negli ultimi tempi, è quello di lavorare molto con i professionisti, perché effettivamente i professionisti rappresentano il core dell'assistenza sanitaria. Poi in qualche modo devono essere anche ovviamente messi nelle condizioni di lavorare, perché effettivamente se poi si trovano in condizioni difficili diventa molto complesso. Io parto però anche da alcune considerazioni e cito un testo, un manuale che credo abbiamo letto tutti, che si chiama Best Care at Lower Cost dello IOM del 2013, che dice fondamentalmente che esistono un 20-30% di sprechi nell'assistenza sanitaria, che esistono fenomeni di sovrautilizzo molto, molto importanti, quindi situazioni ad esempio di esami o di farmaci o di percorsi che vengono in qualche modo reiterati senza portare valore aggiunto, e che esiste un inadeguato coordinamento dell'assistenza. È chiaro che a questo punto diciamo che siamo un po' tutti responsabili
di condizioni di questo genere. La regione può avere un ruolo, i professionisti possono avere un ruolo, i pazienti possono avere un ruolo, però come al solito l'eziologia è multifattoriale, no? Perché se iniziamo a parlare di regione o di professionisti o di pazienti, alla fine sbagliamo la schiacciata, è colpa di chi l'ha alzato, è colpa di chi l'ha ricevuto, ma alla fine l'alzata l'abbiamo sbagliata. Una delle soluzioni è proprio quella delle reti. Le reti sono dei modelli che fondamentalmente vanno a individuare dei nodi e quindi vanno a individuare degli elementi di programmazione e di regolazione, ma soprattutto vanno a individuare dei percorsi, cioè le modalità migliori per sviluppare l'assistenza sanitaria a livello ospedaliero, a livello territoriale, a livello della prevenzione. Le reti sono soprattutto una sfida che deve in qualche modo centralizzare molto, ancora una volta, parlo con degli slogan che abbiamo sentito tantissime volte, ma deve centralizzare molto il ruolo dei pazienti, perché anche nella discussione di oggi ho sentito parlare molto di problemi dei professionisti, però il paziente, certo, c'è stato, ci pensiamo tutti, però quando riorganizziamo le reti dobbiamo sempre partire da quelli che sono i bisogni dei pazienti. Le reti vogliono dire soprattutto efficacia, vogliono dire soprattutto appropriatezza, vogliono dire soprattutto azioni di audit clinico-assistenziale per capire quali sono i problemi dei pazienti, ma soprattutto le reti non possiamo pensare di organizzarle con i modelli vecchi. Dobbiamo lavorare molto di più con dei modelli nuovi, col pensiero laterale. Il pensiero laterale è quello di Amazon, che a un certo punto, a fronte di noi che andiamo nei negozi, ha pensato che i negozi venivano nelle nostre case. Non dico di arrivare a questo, però dobbiamo in qualche modo capire che la situazione è molto complessa. Non so quanti di noi hanno percepito la riduzione di alcuni servizi come le ferrovie, come le banche o come le poste. Bene, anche la sanità è un'azienda che ha dei vincoli economici, inevitabile. Non è che possiamo pensare che l'azienda non abbia dei vincoli economici, l'azienda sanitaria. Se pensiamo questo, allora dobbiamo cambiare radicalmente il sistema, dobbiamo entrare con dei sistemi. Al di là di questo, però, è chiaro che dobbiamo comunque pensare al presupposto che tutti vogliamo bene al servizio sanitario regionale, nazionale, tutti dobbiamo lavorare perché questo continui a essere la modalità prioritaria di erogazione delle prestazioni. Che cosa però dobbiamo fare? Io concludo molto spesso questi webinar con tre parole chiave che secondo me sono fondamentali. La prima parola chiave si chiama semplificazione. Semplificare vuol dire rendere molto più lean l'organizzazione rispetto a quello che facciamo. Vuol dire introdurre delle cose nuove, ma pensare anche ai livelli di disinvestimento che possiamo fare nelle organizzazioni. Pochi mi parlano di disinvestimento, pochi mi dicono forse questa cosa qua è inutile, tutti mi dicono giustamente c'ho bisogno del personale, c'ho bisogno dell'ambulatorio, c'ho bisogno del posto letto. Invece dobbiamo vedere tutto questo in una logica completamente nuova per cercare di non arrivare sicuramente al razionamento, ma arrivare perlomeno alla razionalizzazione. L'altro aspetto è l'integrazione. L'integrazione vuol dire quello che diceva Claudio Zanon prima, uscire dalla logica dei silos. Integrare vuol dire non solo aspettare che gli altri ci diano delle cose, ma capire che cosa noi possiamo dare agli altri. Anche questa è una visione, se vogliamo, un po' nuova, ma anche un po' scontata, che non sempre viene sviluppata. Il terzo punto si chiama comunicazione. Il 60% dei problemi dell'organizzazione non sono problemi oggettivi strutturali, ma sono problemi di comunicazione. Questo è quello su cui dovremo sempre più lavorare nei sistemi sanitari in futuro. Abbiamo però un grande vantaggio, abbiamo una grande opportunità. L'opportunità è proprio legata a voi professionisti, che siamo, come si diceva prima, in una regione Piemonte che esprime un livello di professionisti molto forti. Alcuni stanno un po' riducendo la loro autostima, quindi bisognerà anche pensare nelle varie strategie di miglioramento del sistema, lavorare molto sulle persone, lavorare con dei modelli che valorizzino sempre più le persone. La sfida nel futuro è questa, quello di cercare in qualche modo
di erogare comunque un'assistenza di buona qualità con le risorse che, al di là del Covid, al di là in qualche modo di una revisione di quelli che potranno essere anche le modalità di finanziamento, rimangono sempre in qualche modo molto ben definite, ma che comunque rappresentano, lo dico sempre, un 80% di quelli che sono i bilanci regionali. Quindi a priori, se arrivasse uno da Marte, direbbe attenzione che comunque i sistemi sanitari hanno comunque un livello di finanziamento. È chiaro che tutto questo vuol dire, chiediamo che cosa deve fare la regione, ma chiediamo anche poi cosa i professionisti devono fare, cosa i pazienti devono fare, perché è solo, e vado alla conclusione, con un'azione di sistema che possiamo realmente portarci a casa dei risultati. Grazie. Sono d'accordo, anche se io ormai da tempo ribadisco nelle varie regioni, io non amo sentire parlare da alcuni direttori generali, no? Del discorso che i soldi bastano. I soldi non bastano in Italia e il Covid l'ha dimostrato chiaramente che i soldi non bastano. Perché sostenibilità è una cosa, sottofinanziamento è ancora un altro. Io non dico che, perché se no non riusciamo a capire come mai, io continuo sempre a fare il solito, come dire, discorso e paragone. Cioè, o i paesi frugali, intendo Germania, Olanda, eccetera, che spendono normalmente il 15-20% in più del loro PIL in sanità, trattando gli stessi pazienti, usando gli stessi farmaci, usando le stesse tecnologie, sperperano i soldi, qualche volta con risultati anche inferiori ai nostri, per motivazioni però molto più complesse. Quindi loro che fanno la pulce a noi, in realtà sono loro che buttano via i soldi, o siamo noi che stiamo rinunciando ad curare con una certa efficienza certe categorie di pazienti. Quindi io credo che il dibattito continua a essere aperto. La von der Leyen vuol venire in Italia per fare proprio, no, un esame della sanità, dei modelli sanitari per omogeneizzare a livello europeo. In Italia tutti abbiamo fatto i salti mortali a partire dalle regioni, ma i soldi non bastano. Quindi bisogna, come dire, in qualche maniera, tenendo anche conto, come dicevi giustamente tu, che se in altre parti della pubblica amministrazione ci fosse stata la capacità di gestire i soldi come ha fatto la sanità italiana, probabilmente risparmieremo anche alcuni soldi, le impiegheremo da questa parte, perché invece la capacità che è cresciuta col management sanitario, con gli operatori nel corso degli anni in sanità di essere più virtuosi e pensare alla sostenibilità è stata enorme nei confronti, no, di quelle che sono altre strutture della pubblica amministrazione. Se io posso fare solo un intervento di 10 secondi, noi abbiamo anche degli indicatori di esito molto migliore rispetto ad altre nazioni. Questo è un ulteriore elemento per dire che in realtà i processi che partono da processi micro, arrivano a processi meso, arrivano a processi macro, sono comunque tutti governati, perché al di là di quello che è il finanziamento, gli indicatori di salute, di molti indicatori di salute nel nostro paese sono sicuramente migliori magari di altri paesi del mondo che parrebbero avere dei livelli di risorse superiori. Però in salute mentale, guarda che in un confronto che è stato fatto qualche anno fa a livello europeo, noi eravamo sedicesimi, perché sì, il momento è molto limitato. E poi mi fermo, è chiaro che quando andiamo a fare, diciamo, delle azioni comparative con altri stati, bisogna sempre capire bene la metodologia, i dati, la modalità di raccolta dei dati, perché è molto complesso fare delle valutazioni di questo genere. Se andiamo a vedere anche la situazione della classifica del nostro paese in rapporti di benchmarking con altre regioni, è chiaro che a seconda dell'agenzia che ha formulato l'indagine vengono fuori delle situazioni completamente diverse. Già parlare ad esempio di vita media oppure di vita media in condizioni di buona salute, vediamo che esistono già degli elementi di discordanza molto forti. Quindi è molto necessario, e mi fermo subito, anche fare delle azioni di questo genere che ci permettono di capire dal punto di vista comparativo a che punto siamo, qual è il livello di perso, ma contemporaneamente anche
fare delle azioni con dei sistemi di valutazione molto coerenti che adesso non sempre sono semplici perché i sistemi informativi non permettono appunto di fare delle valutazioni comparative di benchmarking così raffinate. Ma sono d'accordo con te, però... scusa Enrico, Franco, noi siamo 121 su Zoom e 209 su Facebook, cioè circa 310 persone sono l'1 e 5, quindi vuol dire che la psichiatria non deve solo essere al centro dell'agenda di governo regionale e nazionale, ma è sicuramente al centro dell'attenzione degli utenti, perché siamo all'1.05 e ci stanno seguendo 300 persone, quindi probabilmente associazioni di pazienti, operatori del settore e così via. Allora, Paola Rocca, 5 minuti a testa, poi a Enrico le conclusioni di questa bellissima giornata. Che cosa vuoi da Regione Piemonte? Perché in qualche maniera la salute mentale, non la cura del, venga rilanciato, e la schizofrenia in primo luogo, ma tutta la salute mentale, anche col carico che vi è, che vi sta arrivando addosso, come diceva prima Enrico Zanarda, no? Cioè, adesso anche i disturbi alimentari, tutta una serie di problematiche finiscono su di voi, no? Quando, e come pensi che si possa riorganizzare anche il servizio, chiedendo alla regione che vada in questo senso, perché si può parlare di un secondo livello della salute mentale, di un primo livello che forse non vi deve vedere qualche volta direttamente coinvolti. A te, Paola. Grazie. Io credo, perché è il campo di cui mi interesso, è che la regione dovrebbe investire sulla prevenzione un po' di più, e quindi serve sempre di più essere collegati alla neuropsichiatria infantile, perché i quadri iniziano a tarda adolescenza, se non da bambini, perché questo vale per la schizofrenia ma vale per tutti i disturbi. Poi c'è un altro punto fondamentale di cui la psichiatria deve autoaccusarsi. Forse dovremmo dimostrare di più che i nostri interventi sono utili. In oncologia si fa la tale chemio, tot sopravvissuti, tot morti, no? Adesso la dico in modo banale. Noi facciamo questo intervento, quante persone riusciamo a dismettere dal servizio dopo un anno, dopo due anni? Cioè, se non abbiamo dei dati di questo tipo, che dobbiamo cercare di raccogliere nel modo più semplice possibile, perché un conto io che sono in università, faccio scale di valutazione, eccetera, eccetera, ore e ore, ma nei servizi deve essere una cosa molto semplice. Quindi andiamo a vedere dei tre obiettivi che tutti noi nella vita abbiamo, il nostro paziente cosa è riuscito a raggiungere dopo che io gli ho fatto questo intervento. Questo è fondamentale. Perché in questo modo qua io posso andare in regione e dire guardate che questo serve. Questo è stato un accoglimento, non è servito a niente, abbiamo speso dei soldi per niente. Io su questo sono, è da anni che vado a dire convegni, mi attiro le maledizioni, però questo è un punto sicuramente importante. L'altra cosa che vorrei dire, quindi scegliamo degli indicatori, puntiamo sulla prevenzione e credo che tante altre cose, già questo sarebbe un impegno decisamente forte per chiaramente l'impegno regionale, perché vuol dire creare dei nuovi centri. Io non posso dire a un ragazzino vai nel DSM, non ci porta più piedi nel centro di salute mentale, dobbiamo creare dei ponti. Io faccio parte del network nazionale, siamo 26 centri universitari che studiano proprio l'AUCAM, il funzionamento, come funziona questa patologia. Io avevo iniziato in regione anni fa, ero molto contenta, in Campania, in Lombardia, e non ti dico quante altre regioni hanno aperto questi centri, noi ci siamo fermati. Questo non va bene. Qui chiudo. Grazie Paolo. Enrico, a te, 5 minuti, poi fare le tue conclusioni, vai. Accendi l'audio. Grazie Claudio. Io credo che in regione si dovrebbe rivedere l'organizzazione dei servizi e fare dei veri e propri dipartimenti di salute mentale, comprendano anche il SER, come si era cercato di fare, e comprendano anche funzionalmente la neuropsichiatria infantile. Questo per dare un'unità di intervento, una migliore unità di intervento. Inoltre si dovrebbe pensare anche alla disabilità che è in carico
agli enti gestori, ma che alla fine bisogna integrarsi anche con la disabilità, perché è la psicogeriatria. Questo deve esserci un programma con una regia coordinata di interventi che possa così dare una risposta al paziente unica, in modo che uno non si senta sballottato di qua e di là quando si rivolge al servizio. I servizi di salute mentale possono rimanere generalisti come sono, se vogliamo, però comprendendo anche queste cose e capillarmente, ma avere poi dei centri regionali o sovrazonali di eccellenza per gli esordi, per i DCA, per la DHD, in modo che le competenze, diciamo, di secondo livello, che non possono essere così capillarmente distribuite, intervengano in maniera più specifica sui casi che devono essere selezionati dagli altri. Mi rendo conto che non è facile, mi rendo conto che è complesso, si è cercato di iniziare a fare questa cosa già da tempo e poi si torna sempre un po' indietro, si fa un pezzo e si torna indietro, e questo non va bene, come è successo anche per la 29. Adesso tutte queste proroghe che continuano a tenere tutti tra coloro che sono sospesi non fanno bene al sistema, cioè se si prende una strada bisognerebbe prenderla fino in fondo e non andare un pezzo e tornare indietro, un pezzo e tornare indietro, perché questo determina poi insicurezza negli operatori, insicurezza nei pazienti, insicurezza nei gestori, perché poi abbiamo anche un importante settore privato che in regione deve essere integrato in maniera corretta con il servizio sanitario pubblico, anche perché è l'erogatore privato, ma i soldi sono pubblici, quindi è tutto la stessa cosa, i soldi sono sempre quelli di tutti e quindi bisogna cercare di riuscire a impegnarli nella misura migliore. Quindi va bene la rete dei servizi, la rete della salute mentale, integriamola anche con i gestori privati, in modo che poi ci sia un maggior coordinamento e integriamo i servizi vicini perché la risposta possa essere univoca. Grazie. Massimo Rosa, accendi l'audio. Sì. Condivido tutto ciò che ha detto Enrico, credo che quindi la rete di integrazione serve, smetterla con i protocolli che non servono a nulla. Continuiamo a pensare che i protocolli e le delibere siano performanti di per sé, ma non lo sono. Cioè dobbiamo uscire da queste situazioni, quindi rivedere la rete dei servizi. Io credo che però il primo passo vero da fare, non è, il mio sogno sarebbe che potessimo attuare quello che fanno in Emilia Romagna, in Lombardia, in Veneto, là c'è un settore della salute mentale in regione, per intenderci. Già riuscire ad avere una rete dei servizi dove poter lavorare e avere uno spazio di confronti in regione, secondo me sarebbe un gran punto di partenza. Per arrivare poi a tutto quello che diceva Enrico, che diceva Paola, che come facciamo, ma sono mille cose da fare, salute mentale, però con una buona azione programmatoria di prevenzione possiamo farlo. Io inizierei con la rete. Grazie. Taglio. L'audio. Sì, sarò brevissimo. Naturalmente la rete è fondamentale per poter dare ai tecnici regionali il parere professionale di chi da una vita si occupa di questo. E per quanto riguarda i cambiamenti strutturali importanti da prendere rapidamente, insisto sulla unificazione dei dipartimenti di salute mentale con i pletorici dipartimenti delle dipendenze. Basti pensare che vado a braccio Molise, Lazio, Calabria, Sicilia, Emilia Romagna, Campania, Sardegna, molta parte della Lombardia lo hanno già fatto molti anni e hanno risparmiato, soprattutto in Emilia, è Starace quello che ha citato prima il collega Massimo Rosa, quasi il 40%, offrendo quasi il 40% in più di assistenza. Beh,
Bisogna avere un po' di coraggio, bisogna avere un po' di coraggio. Poi le altre cose da fare sono infinite, ma la rete è in grado di prendere tutte le afferenze da territori e riportarle al decisore regionale, ai tecnici regionali che le contemplano con le possibilità attuali. Grazie. Prima hai sentito, no? Quelle che sono le richieste. Prego. Assolutamente. Ma voglio dire, mi sembrano anche delle richieste molto razionali. Avevo paura che, diciamo, fossero anche più ambiziose. In realtà è un po' il meccanismo della rete, perché nel momento in cui andiamo a parlare di nuovi modelli organizzativi, con attività che devono rivedere i percorsi, con degli indicatori che in qualche modo devono permettere di capire esattamente quali sono i livelli di performance, siamo assolutamente all'interno del concetto di rete. Chiaro che, come vi dicevo prima, però la rete deve semplificare, perché se poi ci troviamo in una condizione in cui per fare, lo dico in maniera molto, molto esplicita, prendere una decisione, che magari è anche una decisione importante, dobbiamo arrivare a confrontarci con troppi interlocutori, è chiaro che deve essere assolutamente fondamentale il dialogo, ma dobbiamo anche non mettere in piedi dei meccanismi che alla fine paralizzino un po' tutto il sistema. È una sfida quella della rete, è una sfida che si vince però con i professionisti. Magari in una prossima riunione chiederete a me che cosa voglio dai professionisti, no? Nel senso che fondamentalmente, ecco, bisognerebbe, come si diceva prima, avere sempre questa visione di sistema, che è quella che sicuramente è venuta fuori oggi e che credo dobbiamo continuare a proseguire in futuro, coinvolgendo però molto tutti gli stakeholder, no? Perché poi c'è la regione, ci sono i professionisti, ci sono gli utenti, e tutti assieme dobbiamo iniziare dei percorsi all'interno di questa rete, ma all'interno anche di tutte le altre reti del servizio sanitario regionale. Allora, prima di dare per una breve poi chiusura a Enrico della giornata di oggi, io non posso che ringraziarvi tutti. Avevo 18 anni, purtroppo sono il più vecchio di tutti voi, avevo 18 anni quando, con un finanziamento del Ministero della Pubblica Istruzione, come quinta liceo, partecipammo ad una ricerca sulla malattia mentale, sulle istituzioni totalizzanti, come Galeo Ferraris. Andammo a riscoprire il Museo Lombroso, abbandonato a Torino, antropologia criminale, era ammassato in quattro stanze. Partecipammo all'apertura con i miei compagni di classe, all'apertura del reparto 13 di Furioso di Collegno, che per la prima volta primo con la gente che usciva, e finimmo sei mesi dopo, stando un mese con Franco Basaglia a Trieste. Quindi voi immaginate la passione, quella roba lì ha cambiato la storia della mia vita, anche del mio impegno sociale, non solo come medico. Poi mi sono messo a fare il chirurgo, in realtà all'inizio volevo fare lo psichiatra, insomma, ecco, perché ero completamente affascinato dall'impatto sociale e storico che aveva, no, la psichiatria e non solo il medico. Quindi oggi che finalmente tra la concezione genetica di stampo frenologico iniziale, ma poi veramente genetico, si è concordato con la condizione sociale, perché anche Basaglia usava i farmaci, non è vero che non usava, li usava benissimo all'interno del manicomio, quindi erano tutte balle, l'ho visto con i miei occhi. Io non posso che dirvi che sono veramente, vi ringrazio moltissimo di questa vostra partecipazione, ma vi ho detto tutto questo non per dirvi che cosa ho fatto io in gioventù, ma perché, ahimè, allora si parlava tantissimo di psichiatria. Per 10-15 anni si è parlato in regione Piemonte, era insieme agli avanzamenti storici da Achille Mario Dogliotti in poi, della tecnologia medica e delle cure mediche, si parlava molto più di psichiatria che di oncologia in regione Piemonte. Io credo che la giornata di oggi debba far ripensare, perché è vero che ci deve essere un'alleanza tra professionisti e regione, ma il 3% di finanziamento sul PIL regionale è già molto basso, perché siamo usciti da un piano di rientro, eccetera.
non può dare grandi spazi a quelle che sono le buone volontà di tutti gli operatori, di voi tutti. Quindi bisogna che noi riportiamo l'attenzione della psichiatria a livello regionale, soprattutto a livello nazionale, ed è un impegno che come motore sanità con voi ci siamo presi da tempo e continueremo a fare. Quindi volevo ringraziare voi tutti, Angelini, il nostro sponsor, e dare per la chiusura finale, siamo ancora, Luca? 215. Siamo ancora 215 su Facebook, 110 su 111 su Zoom, 316 persone, ragazzi, sono quasi 1:30, quindi l'interesse c'è che la regione tenga conto. Enrico Zanaldo per una veloce chiusura prima di andare a pranzo. Enrico. Grazie Claudio e ringrazio anche tutti i colleghi con cui abbiamo condiviso e c'è bisogno di parlare di salute mentale. Come dicevi tu, c'è stato il momento della chiusura dei manicomi in cui tutto era permesso, tutto era più facile, tutto era in qualche modo pionieristico, no? E quindi ci sono stati, io non ho partecipato direttamente perché mi sono laureato nell'82, quindi non nel 78, però quegli anni subito dopo ho cominciato a fare psichiatria, anche se volevo fare il chirurgo, poi ho cambiato, ho fatto psichiatria, esattamente il tuo percorso inverso, ma oggi noi abbiamo bisogno veramente di rimanere al centro dell'attenzione, perché territorialmente ci considerano quelli ricchi, perché abbiamo il reparto, abbiamo le strutture, abbiamo, perché siamo tra, diciamo, i poveri del territorio, forse siamo quelli che hanno i medici, che hanno il dipartimento, e quindi abbiamo l'assalto alla diligenza dagli altri poveri. Invece in ospedale siamo poi quelli un po' più poverelli, che ci mettono vicino allo scantinato, poco considerati, anche se poi il nostro lavoro all'interno dei dipartimenti di emergenza e accettazione e all'interno delle consulenze è un lavoro importante che deve essere valorizzato. Quindi abbiamo questa duplice anima che deve essere riconosciuta e deve essere integrata con gli altri del territorio per poter arrivare a quello che dicevamo, una risposta integrata. Noi, dal canto nostro, come ha detto Paola Rocca, dobbiamo far vedere di più quelli che sono i risultati che la psichiatria ha, perché non dimentichiamoci che anche con i farmaci, ma anche con la terapia cognitivo-comportamentale, anche con la terapia di riabilitazione e anche tutto questo integrato, si arriva a un buon risultato. La malattia mentale non è una malattia inguaribile. Quelli che ci sono i pazienti cronici sono quelli che ci rimangono di più, però tante persone che hanno un buon trattamento, e probabilmente non lo dicono anche per riservatezza, continuano a essere inserite nella società, continuano a lavorare, continuano a fare tutto, e queste persone sono quelle su cui riusciamo a fare bene, a fare di più. Quelli che rimangono in carico ai servizi e che diventano cronici, purtroppo sono quelli su cui possiamo fare di meno. Ma qualcosa cerchiamo lo stesso di fare. Io chiedo anche che la spesa per l'innovazione farmacologica non venga tarpata soprattutto sugli antipsicotici. Gli antipsicotici sono dei farmaci che i pazienti non prendono volentieri. Nella schizofrenia il 90% dei pazienti non ha consapevolezza di malattia, quindi non vuole curarsi o non curarsi. Allora, quando si arriva a convincere il paziente a curarsi, bisogna avere la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti, soprattutto quelli più moderni, che hanno meno effetti collaterali, che sono meno stigmatizzanti. Ma ci sono delle ragioni di risparmio sulla spesa farmacologica che portano poi a impedire o comunque a controllarci su questa parte qua. Sugli antidepressivi ci può stare, ma su, e anche meno, però sugli antipsicotici direi proprio di no. Quindi chiederei di non chiudere gli occhi su questi aspetti, che questi pazienti, che sono poi quelli più fragili, quelli su cui possiamo intervenire se abbiamo gli strumenti giusti, ci aiutino a curarli.
Enrico, anche perché poi la spesa per i farmaci è marginale in rapporto alla spesa complessiva, per esempio alla schizofrenia, per cui bisogna dare a tutti la possibilità, soprattutto ai centri di secondo livello, di poter utilizzare alla grande quelli che sono i farmaci che impediscono qualche volta la guarigione e sicuramente il reinserimento sociale. Io non posso che ringraziarvi tutti, è stato un piacere rivedervi perché poi era un po' di anni che non ci vedevamo, è stata una bella giornata, grazie, buon pranzo e grazie anche per tutti gli utenti che ci hanno seguito e che con passione siamo ancora più di 300, quindi buon pranzo a tutti. Buona giornata, grazie. Ciao a tutti, ciao. Ciao.